Benvenuti. Comincia oggi una nuova serie di ACDC in 4 puntate che si intitola Il grande viaggio dei vichinghi. Argomento popolarissimo, come vedete. I vichinghi oggi sono protagonisti di serie televisive, sono molto amati, anche forse più di quello che si meritavano. Noi qui cercheremo di ricondurli un pochettino alla realtà di quello che sono stati i vichinghi, anche se il nostro documentario si sforza un pochino di darne una lettura, diciamo così, benevola, come si vede già dal titolo di questa prima puntata, Emigranti. Diciamo la verità, i vichinghi non erano emigranti che volevano andare a cercare lavoro in altri paesi, erano essenzialmente razziatori che partivano a saccheggiare e tornavano a casa carichi d'oro, di pellicce, di schiavi, e quando si stabilivano in un altro paese era per conquistarlo, non per migrare pacificamente. Detto questo, è comunque affascinante cercare di capire come è nata questa vicenda. Come mai queste popolazioni del nord a un certo punto della storia hanno cominciato ad abbandonare le loro coste, i loro fiordi, a imbarcarsi su fragilissime imbarcazioni attraverso il mare del nord in cerca di fortuna. C'è una teoria, l'unica che dà un po' di senso, diciamo così, a questa vicenda e che è quella illustrata anche dal nostro documentario, la teoria per cui cioè si tratterebbe di un cambiamento climatico. Ecco, è un peggioramento climatico che rende più difficili le condizioni di vita in Scandinavia e quindi spinge molti, i più giovani, i più coraggiosi, a andare per mare in cerca di avventure e di bottino. Come sempre, noi anche per questa serie abbiamo, come dire, annunciato da tempo l'argomento e abbiamo ricevuto un gran numero di domande a cui proveremo a rispondere, a qualcuna proveremo a rispondere. Allora, dice Cristiano, quando pensiamo ai vichinghi ci vengono in mente immagini pittoresche di bruti con asce, elmi, cornuti. Nella realtà, quanto era sviluppata la civiltà vichinga e quanto erano in contatto con gli altri europei più evoluti? A proposito di elmi cornuti, cito anche la domanda di Davide, il quale giustamente dice: ma perché li raffiguriamo sempre con gli elmi cornuti, quando in realtà è dimostrato che non li usavano? Allora, la civiltà di queste popolazioni della Scandinavia nel IX, X secolo è una civiltà estremamente primitiva, questo bisogna dirlo. Chiaro, storici e antropologi sono sempre un po' in difficoltà quando dicono primitivo, non ci piace dare dei giudizi di valore. Però oggettivamente è una società molto semplice, basata sul possesso della terra e del bestiame. Ci sono i ricchi proprietari, i padroni delle fattorie e delle mandrie, ci sono i loro servitori liberi, i loro schiavi. Finisce lì sostanzialmente. Ci sono dei capi, degli jarl e poi a un certo punto dei re, che sono semplicemente quelli che con la forza sono riusciti a sottomettere gli altri e obbligarli a pagare un tributo. È una società molto semplice, molto violenta, pagana ancora all'epoca delle invasioni vichinghe, quando ormai il resto d'Europa è tutto cristianizzato. È una società che praticamente non conosce la scrittura, tranne le rune, che sono usate soltanto però, diciamo così, come formule magiche. Dunque, una società primitiva, il che non significa che fossero uomini semplici, perché una cosa che noi abbiamo imparato è che nelle società che vivono nel modo più elementare, addirittura all'età della pietra, poi in realtà ci sono un'infinità di regole, di convenzioni, e gli individui possono essere molto complessi. I vichinghi, per esempio, erano gente che amava il motto di spirito, che aveva la parola facile, la battuta pronta, lo sappiamo dalla letteratura che li descrive, avevano una letteratura, avevano una poesia, onoravano i poeti, quelli che sanno giocare con le parole. Quindi la vita, la loro vita era una vita anche intellettualmente sofisticata, però in un quadro estremamente elementare. Quanto agli elmi cornuti, che sia Cristiano sia Davide hanno menzionato, alcuni elmi cornuti o raffigurazioni sono state ritrovate, ma corrispondono all'età del bronzo, molti, molti secoli prima. Però non c'è niente da fare. Ormai il vichingo senza l'elmo con due grandi corna di toro non riusciamo a immaginarcelo.
Buona visione. Questa è la storia di un popolo che ha attraversato l'oceano. È la storia di un lungo e pericoloso viaggio che ha trasformato intere società e influenzato la politica, i commerci, la cultura e la religione. È la storia dei vichinghi e di come hanno cambiato il mondo. Molti ricordano i vichinghi solo come pirati e saccheggiatori. Ma è davvero questa la loro storia? Il processo di conversione della Scandinavia al cristianesimo è una lunga storia. Erano esperti commercianti perché erano abili esploratori. Andavano lontano a prendere quello che cercavano. In questa serie indagheremo a fondo sui vichinghi per capire chi erano veramente. E la verità sarà sorprendente. Alla fine dell'VIII secolo i vichinghi fanno la loro apparizione sulle coste europee. Con le loro lunghe navi, decorate con teste di drago e cariche di guerrieri, i vichinghi diventano subito celebri per le loro rapide e feroci incursioni. All'inizio assaltano soprattutto i monasteri, saccheggiandone gli ori e gli argenti. I monaci non hanno altra arma che la fede. E sono quindi una facile preda per gli uomini del nord, che raramente li risparmiano. Con il passare del tempo la strategia dei vichinghi cambia. Non sono soltanto guerrieri brutali, ma anche abili negoziatori, pronti a interagire con quei potenti sovrani che mirano a creare un'Europa nuova. I vichinghi di fatto lasceranno il segno nella storia di molti paesi europei. Tra questi c'è il Regno dei Franchi, un regno di cui torneremo a parlare nel corso di questa serie. Qual è la ragione che ha spinto i popoli scandinavi a prendere il mare e diventare pirati? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare a un'epoca precedente al viaggio dei vichinghi verso l'Europa. Alla Scandinavia del VI secolo. Il VI secolo è un periodo interessante, non solo per i paesi del nord, ma per l'Europa intera. È il periodo successivo alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, caratterizzato da instabilità politica, disordini, conflitti e da grandi movimenti di popolazioni. Ed è per questa ragione che spesso questo periodo viene definito l'epoca delle migrazioni. In questa fase, la Scandinavia era essenzialmente una regione agricola. I popoli scandinavi vivevano sfruttando le risorse naturali e l'agricoltura. Dunque, le risorse per sopravvivere ci sono.
Eppure, i popoli scandinavi decidono di emigrare. Ci sono diversi fattori politici e sociali che possono spiegare tutto questo, ma di recente si è ipotizzato che la causa scatenante sia stato un evento climatico verificatosi intorno alla metà del VI secolo. Negli anni intorno al 530, o forse nell'arco di un periodo più lungo, tra il 530 e il 550, sembrano esserci state una serie di eruzioni vulcaniche di grande impatto. Queste eruzioni hanno rilasciato nell'aria grandi quantità di cenere, che è rimasta in sospensione per anni. Con il sole velato si sono avute estati più fredde, anche gelate nel pieno dell'estate, con conseguenze disastrose sui raccolti. Nell'alto Medioevo, 2 anni di cattivi raccolti erano sufficienti per innescare drammatici stravolgimenti. Anche gli animali morivano e la carestia fu inevitabile. Non sappiamo quante furono le vittime nel 541 e negli anni seguenti, ma si stima che un terzo, forse anche la metà, della popolazione dell'Europa continentale e della Scandinavia venne spazzata via. Per i sopravvissuti fu una transizione terribile. Come facciamo a sapere di questa crisi climatica? Che prove abbiamo? Questo disastro climatico è ben documentato nelle fonti contemporanee nel Mediterraneo e in altre regioni dell'emisfero settentrionale. I cronisti descrivono un velo di polvere che ricopre il cielo e che oscura il sole. Il sole resta velato per diversi mesi. Il sole c'è, ma è debole. Non riscalda, non produce nemmeno ombre durante il giorno. Il sole, di fatto, non fa quello che dovrebbe fare. Oggi disponiamo anche di prove scientifiche. Nei carotaggi di ghiaccio della Groenlandia, ad esempio, si è rinvenuto uno strato di polvere vulcanica probabilmente connesso a quell'evento straordinario. Possiamo trovare traccia dell'evento anche nella crescita degli alberi di quel periodo. Ogni anno gli alberi producono un anello di accrescimento. Studiando gli anelli degli alberi plurisecolari in Irlanda, si è appurato che in quelli che corrispondono agli anni 536 e 537 la crescita è stata minima e in alcuni casi del tutto assente. L'archeologia ci fornisce altri indizi. Molti villaggi vennero abbandonati. Nelle grandi fattorie non rimase più nessuno. Se ne andarono tutti. La foresta inghiottì i campi destinati all'agricoltura e inoltre ci sono indizi di violenze diffuse. I reperti archeologici indicano che molti insediamenti sono stati attaccati e in alcuni casi incendiati. Abbiamo dedotto che si tratta di attacchi e non di incidenti dal fatto che le vittime giacevano nelle case bruciate e non erano state sepolte. Si ritiene che intorno al 500 d.C., in Danimarca, Norvegia e Svezia, vivessero più di 1 milione di persone. Di queste forse 300.000 o 400.000 vengono uccise dalla crisi climatica. Sembra che alcuni potenti proprietari terrieri abbiano sfruttato il momento di crisi per ampliare i loro domini, impadronendosi di altre terre e risorse, a scapito dei villaggi e dei clan rivali.
Si può dire che le lotte per il potere di quegli anni abbiano trasformato la classe egemone. Dopo l'eruzione occorrono 50 anni prima che la polvere nell'atmosfera si diradi e le temperature tornino alla normalità. E con la normalità la popolazione ritorna a crescere. Ma la società scandinava non è più la stessa. La crisi climatica ha drasticamente ridotto la produzione agricola per diversi anni, provocando carestie che hanno duramente colpito queste popolazioni. La fame non ha ucciso tutti, ma per i sopravvissuti l'accesso alle risorse naturali si fa più difficile. È in questa fase che i territori con i villaggi abbandonati trovano una nuova organizzazione. Era lì che si concentrava quasi tutta la produzione agricola. Chi sopravvisse alla catastrofe si ritrovò in un mondo del tutto nuovo, meno popolato. C'erano fattorie e villaggi abbandonati ovunque. Vasti appezzamenti di terra erano a disposizione di chi volesse coltivarli per nutrirsi e preservare il proprio status. La Scandinavia era sovrappopolata prima di queste catastrofi naturali. Tutte le terre coltivabili erano occupate. Ora, all'improvviso, c'era più spazio per tutti. Si va formando una società gerarchica, in cui il potere e il prestigio sono sempre più legati ai possedimenti terrieri. È un'epoca in cui c'è un incremento nella stratificazione sociale. Tra una classe e l'altra, le differenze economiche sono sempre più marcate. È in questa fase che si consolida la pratica della schiavitù e della dipendenza delle classi più umili dall'aristocrazia. Di conseguenza, gli aristocratici hanno i mezzi e il potere di consolidare il loro controllo sul territorio. Al contempo, in questo tipo di società sempre più stratificata, i ruoli di ciascun individuo si vanno definendo sempre di più. Come altre società medievali, anche quella scandinava si fondava su un'economia di sussistenza. Gli scandinavi dovevano ricavare dall'agricoltura tutto quello di cui avevano bisogno. Così la produzione agricola era di enorme importanza, così come all'interno della casa la produzione dei manufatti e degli strumenti necessari alla vita di tutti i giorni. È in questa fase che gli ideali guerrieri assumono un nuovo significato. L'uomo ideale diventa il forte guerriero. Un uomo capace di fare onore alla sua famiglia e alla sua stirpe, di essere un vigoroso combattente e aver cura dei membri più deboli della società. Gli ideali guerrieri si affermano. Ed emergono condottieri carismatici che in avvenire giocheranno un ruolo chiave. Le società sono sempre più militarizzate. La guerra diviene un tema prominente nella cultura materiale dell'epoca.
Questo emerge dalle sepolture con navi funerarie, in luoghi come Vadstena, in Svezia. Gli archeologi hanno rinvenuto armi e armature finemente decorate, appartenenti a un'aristocrazia militarizzata impegnata in conflitti endemici su scala ridotta. La guerra diventa un aspetto centrale della vita delle élite di questo periodo. Le donne dell'epoca non avevano quella vita dura e sottomessa che possiamo immaginare considerando i ruoli dominanti ricoperti dagli uomini. Nella società vichinga i ruoli erano molto ben definiti per tutti e le donne giocavano una parte essenziale affinché tutto funzionasse. I matrimoni erano fondamentali. Quando una coppia si sposava, marito e moglie mettevano in comune le rispettive terre. Compito principale delle donne era la cura della casa, della famiglia, dei campi e del bestiame, soprattutto quando gli uomini non erano a casa. Quando un uomo e una donna si sposavano, alla donna veniva fornita una ricca dote. In caso di divorzio, che all'epoca era possibile, la dote rientrava tra i beni personali della donna. Così, anche se divorziava, aveva di che vivere senza perdere l'indipendenza. Se si fosse risposata, avrebbe cumulato i nuovi beni con quelli del marito. Le donne rivestivano un ruolo molto importante come artigiane, in particolare nella tessitura. Nell'era dei vichinghi, la produzione tessile spaziava dagli oggetti di uso quotidiano, necessari alla vita della famiglia, agli abiti da lavoro e per viaggiare. Le donne erano una componente essenziale nell'organizzazione delle comunità. Grazie al loro lavoro si potevano intraprendere i viaggi e le guerre. È una questione su cui si è molto dibattuto. Nel Medioevo avevano una concezione dell'infanzia simile alla nostra. A che età si diventava adulti? E i bambini che ruoli rivestivano? In base alle scarse informazioni in nostro possesso, direi che la società vichinga aveva una concezione dell'infanzia molto diversa dalla nostra. In alcuni scavi archeologici abbiamo rinvenuto giocattoli di legno risalenti all'epoca vichinga. Si tratta di cavalli in miniatura, barche, spade e oggetti simili. C'era quindi un tempo per giocare, ma era una società dove l'apprendere era parte della stessa vita domestica. È possibile che in qualche modo i bambini venissero percepiti fin dalla più tenera età, come piccoli adulti. E così rivestivano gli stessi ruoli dei loro familiari più grandi, compresi quelli che trovavano nella famiglia allargata della comunità in cui vivevano. Così partecipavano ai lavori agricoli, alle pulizie, e imparavano a cucinare e a fabbricare certi oggetti.
ma i ruoli variavano a seconda dello status. In particolare per i bambini di rango più elevato c'era una forma di addestramento alla guerra. Venivano preparati come guerrieri e, considerando il periodo, erano abilità molto importanti. Naturalmente, molti genitori erano profondamente legati ai loro figli, ma credo anche che in molti casi si creasse una sorta di distacco, soprattutto nei primi anni di vita. Questo lo deduciamo dai reperti archeologici rinvenuti nelle tombe. Reperti, peraltro, assai rari, visto che di sepolture di bambini e adolescenti se ne trovano davvero poche, molte di meno di quanto ci si aspetterebbe, tenendo conto dei normali tassi di mortalità infantile in una società di quell'epoca. È possibile che le morti dei bambini venissero trattate in modo diverso. Forse venivano inumati in maniera differente e non necessariamente insieme agli adulti. A parte questo discorso, nell'alto Medioevo, tra i vichinghi, come nel resto d'Europa, l'infanzia era l'età dedicata all'apprendimento. Nell'era dei vichinghi si cominciava presto ad andare per mare. Bambini e adolescenti dovevano prendere confidenza con la navigazione e forse anche con il saccheggio. Anche questo faceva parte dell'educazione che veniva loro impartita. Guerra e viaggi. Dopo la crisi climatica, per la nuova società che è sorta, il mare diventa sempre più importante. I popoli scandinavi, infatti, si avventurano sempre più lontano alla ricerca di una vita migliore. Per questo hanno bisogno di navi adatte a lunghi viaggi. I popoli scandinavi sono degli esperti costruttori di navi. In passato però hanno costruito soprattutto barche a remi. A partire dal 600, subito dopo la crisi climatica, imparano a costruire un nuovo tipo di imbarcazione, la nave a vela. Per affrontare il mare aperto servivano tre cose. Occorreva padroneggiare la tecnica per costruire le navi, occorreva una struttura sociale che consentisse la costruzione delle navi e, per finire, occorrevano equipaggi per armare le navi. Nonostante conoscessero le navi a vela attraverso i contatti con l'impero romano, gli scandinavi non le hanno copiate, ma hanno creato il tipo di vascello più adatto alle loro esigenze. Sono navi ideali per equipaggi poco numerosi e hanno una chiglia che gli permette di cambiare facilmente direzione. Una risorsa che per i vichinghi si rivelerà utilissima. Gli uomini costruiscono le navi e le donne danno un contributo essenziale. Nell'era dei vichinghi, la vela era un elemento fondamentale per la navigazione e per fabbricare una vela occorrevano molte ore di lavoro. Le donne fabbricavano le vele. Allo scopo, tosavano le pecore, cardavano la lana, la filavano e infine la tessevano. Oltre alla lana, potevano utilizzare anche il lino.
occorrevano centinaia di ore di lavoro e l'opera di tante donne. Dunque, la vela era uno degli elementi più costosi della nave in costruzione. Ogni nave aveva bisogno di più vele, perché col tempo si logoravano. Grazie all'archeologia sperimentale sappiamo che per filare e tessere la lana necessaria per una singola vela occorrevano anni di lavoro a tempo pieno. Quindi, in queste società, quando si trattava di confezionare le vele, si andava ben al di là delle attività di semplice sussistenza che caratterizzavano la vita quotidiana. Dopo mesi di duro lavoro, con le nuove navi ultimate e le vele pronte, i vichinghi possono organizzare le prime spedizioni. Non disponiamo di molte testimonianze scritte sull'inizio dell'era dei vichinghi. Ne abbiamo di più sulla fine. Sappiamo che queste spedizioni venivano preparate di comune accordo con decisioni prese a livello collettivo. In sostanza, un gruppo di persone si associava nell'impresa. Sono le iscrizioni runiche a rivelarci tutti questi dettagli, soprattutto quelle rinvenute in Svezia, dove gli uomini che mettevano in comune le risorse per compiere una spedizione e costruivano una nave si chiamavano l'un l'altro Fellag, che nell'inglese moderno è diventato Fellow, ovvero socio nella spedizione. Sulle iscrizioni runiche troviamo anche l'espressione partire per un viking, con il significato di intraprendere una spedizione per mare. Questa poteva avere vari scopi. Poteva essere una spedizione commerciale o militare. Nella loro lingua, i vichinghi non facevano differenza tra l'una e l'altra. In generale, però, questi erano i loro obiettivi. Un gruppo di soci prendeva la decisione, metteva insieme le risorse, costruiva una nave e intraprendeva la spedizione. Era necessario che chi si dedicava alla costruzione delle navi fosse esentato da altri compiti. Dunque, la società doveva avere risorse in abbondanza per garantire a queste persone cibo e alloggio nella fase di costruzione delle navi. Al vertice di questa società così ben organizzata c'era forse un capo clan, un ricco agricoltore o un re, e costui si assicurava che le navi venissero costruite. Oltre a questo, serviva anche un equipaggio, uomini che fossero in grado di manovrare le navi e di combattere. Non sappiamo con esattezza chi partecipasse a queste scorrerie. In teoria, erano aperte a tutti gli strati della società. Ma credo che un posto di preminenza spettasse all'aristocrazia. Era così che i membri delle élite costruivano il loro prestigio, proiettando un'identità marziale. A capo delle spedizioni militari c'erano dunque gli aristocratici, e con loro c'erano forse i guerrieri professionisti della famiglia di appartenenza. Oltre a questi, pensiamo che su queste navi ci fosse bisogno di un equipaggio di 30 o 40 persone. Quindi si ricorreva anche ai membri della comunità agricola. Questi ultimi potremmo definirli vichinghi part-time, che di norma si occupavano
di agricoltura di sussistenza. Durante certe stagioni dell'anno c'era l'opportunità di accrescere il proprio status e le proprie ricchezze, unendosi a una di queste spedizioni. Soprattutto all'inizio dell'era dei Vichinghi, quando avvennero le prime scorrerie, queste imprese venivano organizzate a livello della comunità. Contavano su un numero ridotto di persone e di navi, ed è per questo che di norma attaccavano piccoli obiettivi. Con le nuove navi, gli scandinavi possono finalmente prendere il mare in cerca di fortuna e di una vita migliore. Sono ora in grado di raggiungere coste sempre più lontane. Le prime incursioni vichinghe di cui abbiamo notizia ebbero luogo nell'Europa occidentale alla fine dell'VIII secolo. All'inizio, i vichinghi presero di mira soprattutto le isole britanniche, assaltando le zone costiere e in particolare i monasteri. I monaci sono ignari della minaccia che incombe su di loro. Le navi si avvicinano leggere e veloci. Sono perfette per le incursioni fulminee e silenziose. È qui che le ingegnose navi vichinghe tornavano utili. Erano imbarcazioni agili, veloci e facili da manovrare. Probabilmente i vichinghi arrivavano col favore dell'oscurità. Guadagnavano rapidi e silenziosi la riva. La nave rimaneva sul bagnasciuga e così potevano sbarcare ovunque e ritirarsi repentinamente. È chiaro che i monasteri erano luoghi particolarmente esposti a questo tipo di attacchi. Erano praticamente senza difese e pieni di tesori facilmente trasportabili. E mi riferisco a tutti gli arredi sacri e ai libri. Questi oggetti erano fabbricati con materiali preziosi, come i metalli nobili, ovvero l'oro e l'argento, facili da rubare e facili da trasformare in qualcos'altro. La scorreria vichinga più famosa è quella di Lindisfarne, al largo delle coste orientali dell'Inghilterra, nel giugno del 793. Una nutrita flotta di navi si avvicinò di soppiatto all'isola.
Sull'isola c'era un monastero e i monaci pensavano di essere al sicuro, perché vivevano su un eremo che poteva essere raggiunto via terra soltanto quando c'era la bassa marea, ovvero per un lasso di tempo assai breve. All'improvviso apparvero i vichinghi. Arrivarono di corsa, in armi, urlando, con le chiome al vento. I poveri monaci furono colti del tutto di sorpresa e molti vennero uccisi. I vichinghi saccheggiarono i tesori del monastero. Pare che alcuni degli oggetti più importanti sfuggirono alla razzia, ma la maggior parte del monastero fu depredata. I vichinghi trasportarono il bottino sulle loro navi soddisfatti del colpo messo a segno. Questa incursione è così celebre perché è stata documentata da uno dei monaci scampati all'eccidio. Questa fonte descrive così gli assalitori. Gente barbara e dall'aspetto orribile, pagani arrivati dal mare come creature mostruose. Si sono dati al saccheggio senza alcun rispetto per il luogo sacro, i monaci stessi e la cristianità tutta. Hanno arraffato tutto il possibile, ucciso chi hanno trovato sulla loro strada e poi si sono dileguati. La cronaca anglosassone è molto reticente su quanto accadde in questa fase. Per molti anni si è pensato che dopo le prime scorrerie ci sia stata una sorta di pausa, dopo la quale i vichinghi tornano a farsi vivi alla fine del IX secolo. Ma studi recenti hanno preso in considerazione una serie di documenti originari del Kent anglosassone, nel sud-est dell'Inghilterra, un'area che non ritenevamo teatro delle prime scorrerie vichinghe, e a partire da essi i ricercatori hanno dimostrato che nei vent'anni compresi tra la fine dell'VIII secolo e l'inizio del IX, nobili e monaci si preparavano a difendersi contro un popolo descritto come pagano. Visto il periodo in esame, non può che trattarsi di predoni vichinghi. Si insiste molto sulla manutenzione delle fortificazioni, sulla costruzione e sul controllo dei ponti, e sulla necessità di contrastare gli invasori sul campo. È sorprendente che nella cronaca anglosassone non ci sia nulla di tutto questo. C'è chi ha suggerito che la documentazione storica sia stata ritoccata, per così dire, perché è solo nel secondo quarto del IX secolo che torniamo ad avere notizie di una nuova impennata delle incursioni vichinghe. Spesso i vichinghi vengono definiti pirati e descritti come brutali predoni che seminano il terrore lungo le coste dell'Europa. Ma la parola pirata è quella che li definisce meglio? Studiando le fonti di cui disponiamo nell'Europa occidentale, notiamo che i vichinghi vengono descritti come individui incredibilmente rozzi e violenti. Nasce l'immagine del vichingo come un barbaro massacratore di monaci inermi. Fatto sta che anche solo per compiere queste incursioni è necessaria un'organizzazione solida, sia di materiali che di uomini. I pirati sono predoni che vivono sulle loro navi e sono considerati dei fuorilegge. Non appartengono ad alcun consesso civile, non rispettano alcuna norma. I vichinghi, invece, avevano una coesione sociale solida. Avevano una terra, le loro fattorie, i loro capi clan.
Insomma, alle spalle avevano una struttura sociale stabile. Occorre precisare che le spedizioni vichinghe non avevano solo carattere predatorio. I vichinghi erano abili mercanti e quindi si lanciavano anche in spedizioni a carattere prettamente commerciale. Ma non finisce qui. I vichinghi partivano anche alla ricerca di nuove terre da colonizzare in cui iniziare una nuova vita. Il loro obiettivo ultimo era quello di insediarsi altrove. Dunque, al saccheggio si davano solo nel breve periodo. Avevano trovato un modo per arricchirsi in fretta. Sbarcavano, saccheggiavano e si ritiravano veloci sulle loro navi. Per loro rientrava tutto nella normalità. Nei paesi che assalivano erano considerati dei fuorilegge, ma i vichinghi non si consideravano tali. La cosa rientrava nel loro stile di vita. Per loro il saccheggio era un mezzo lecito per accumulare ricchezza. Era una pratica che non andava contro le loro norme sociali. Tutto dipende da quale significato vogliamo dare alla parola pirati. Se per pirati si intende una banda armata che dispone di una nave e se ne serve per assaltare e saccheggiare altre persone, altre città o altre navi, allora sì, il termine è appropriato. Ma forse si tratta di una definizione troppo sbrigativa e schematica del fenomeno vichinghi. Definire pirateria le prime incursioni vichinghe mi sembra appropriato, ma forse non nel senso che la parola ha acquisito oggi. In Scandinavia, chi partecipava alle scorrerie non veniva percepito come un individuo che agiva al di fuori della legge. I vichinghi non commettevano violenze all'interno delle loro comunità, andavano lontano a prendere quello che cercavano. Si trattava di scorrerie marinare che non facevano distinzioni. Si trattava di bande che operavano in modo indipendente le une dalle altre. Si lanciavano in incursioni con l'obiettivo del saccheggio senza una strategia d'insieme. Insomma, in questa prima fase si può parlare di razzie opportuniste e stagionali. Questo non significa che non fossero ben organizzate. Questo tipo di scorrerie marinare oggi le definiremmo pirateria. Le cose cambiarono alla fine del IX secolo. Le bande si organizzarono e agirono in modo diverso. Una banda poteva contare su uno o più equipaggi. In questa fase finì che alcune bande si unirono e operarono per brevi periodi di tempo, perseguendo obiettivi comuni. Poi all'improvviso si separavano e prendevano strade opposte, andando altrove in cerca di ricchezze. Ragionare in questi termini, costruendo analogie tra queste bande ed evitando i confronti diretti, ci permette di capire meglio i vichinghi e le loro azioni. Non tutti tornavano a casa. Le vedove rendevano omaggio ai mariti che avevano perso la vita nelle scorrerie innalzando cumuli di pietre. Le vedove ereditavano le fattorie e i possedimenti del marito.
e finivano per diventare delle figure di riferimento nella società. Quando gli uomini partivano, le donne ne raccoglievano il testimone. Questo richiede una struttura sociale basata sulle donne che potessero mandare avanti la comunità in assenza degli uomini. A seguito dei successi iniziali, i vichinghi guardano a nuovi obiettivi per le loro scorrerie. Ma quando attaccano le coste del regno dei Franchi, incontrano una resistenza inattesa. Il sovrano che regna su questa terra non ha alcuna intenzione di cedere i suoi domini cristiani a pirati pagani. Il suo nome è Carlo Magno. Nel VI secolo una terribile crisi climatica sconvolge la Scandinavia, causando una profonda trasformazione delle società e dei territori. Questo spinge gli Scandinavi ad avventurarsi per mare alla ricerca di obiettivi facili da saccheggiare, come i monasteri. A questo punto sono diventati vichinghi. Nel corso del IX secolo i vichinghi cercheranno di avventurarsi in Francia. Così i pagani del nord entrano in conflitto con i franchi del sud. E scatta la rivalità fra due re. Quando i vichinghi attaccano il regno dei franchi, Carlo Magno è deciso a impedire loro di saccheggiarlo. E la difesa dei franchi ha successo. I predoni vichinghi vengono bloccati sulle coste, almeno all'inizio. Interverranno però eventi convulsi e inaspettati in Danimarca e in Francia, e alla fine i vichinghi riusciranno a risalire i fiumi e a penetrare nell'interno. Ben presto le grandi città come Parigi verranno attaccate.
Benvenuti. Continua la nostra serie di ACDC in 4 puntate dedicata ai vichinghi. E continua con il secondo episodio, che si intitola 100 giorni a Parigi. Raccontiamo l'aggressione dei vichinghi all'impero che era stato di Carlo Magno e che sotto i suoi deboli successori si rivela incapace di difendersi da questa aggressione. In realtà i vichinghi erano comparsi all'improvviso sull'orizzonte dell'Europa cristiana già durante la vita di Carlo Magno. Nel 793 avevano distrutto a sorpresa il monastero di Lindisfarne su un'isola al largo delle coste inglesi. Nessuno sapeva chi fossero questi nemici che arrivavano, colpivano e scomparivano. Poi si era capito che venivano dalla Scandinavia e una delle ultime guerre di Carlo Magno è proprio un tentativo di intimidirli facendo la guerra al re di Danimarca. Quando Carlo Magno muore nell'814, la minaccia non si è ancora veramente concretizzata. Ma appunto, sotto i nipoti e i pronipoti di Carlo Magno, l'impero si divide, si lacera, sprofonda nella guerra civile. Non è più capace di difendere le sue popolazioni dall'aggressione dei barbari, dei pagani, come dicono loro, che vengono dal nord. I vichinghi risalgono i fiumi, sono in grado di attaccare, di colpire anche nell'interno. E a un certo punto, è l'episodio cruciale di questa puntata, a un certo punto, risalendo la Senna, arrivano ad assediare Parigi e se ne vanno solo dopo aver riscosso un grossissimo riscatto per non saccheggiare la città. A proposito dei vichinghi, continuano a arrivarci le vostre domande e noi, come sempre, ne abbiamo scelta qualcuna per provare a rispondere. Chiede Marica, i vichinghi erano sanguinari razziatori o abili commercianti? È una domanda che ha molto senso perché, come dire, ogni società ha tanti risvolti e parlando dei vichinghi, da sempre gli storici si sforzano di sottolineare che appunto i loro viaggi non erano esclusivamente destinati alla razzia, al saccheggio, alla devastazione. I vichinghi, se ne avevano l'occasione, commerciavano. Ben inteso, fino a un po' di tempo fa commerciare era una bella cosa e non ci si preoccupava troppo della materia commerciata. Se oggi dico che i vichinghi commerciavano, per esempio, moltissimo in schiavi, ecco, con la nostra sensibilità attuale magari anche il mito del vichingo comincia a incrinarsi e forse qualche monumento ai vichinghi che magari si trova nell'Europa del Nord potrebbe anche essere, come dire, rimosso a questo punto. Commerciavano in schiavi, certo, e commerciavano in pellicce e nell'ambra del Mar Baltico, del Mare del Nord, ma commerciavano quando capitava, quando incontravano troppa resistenza, erano duttili. Però quando di resistenza non ne incontravano, non è che commerciavano, prendevano tutto quello che volevano. E qui bisogna sottolinearlo di nuovo. Noi abbiamo questa immagine romantica del bel guerriero biondo, barbuto, con le trecce, virile, che per qualche motivo la sensibilità del nostro tempo continua a trovare affascinante. Questi erano gente che si aggirava per la campagna in bande, trovavano una fattoria, la aggredivano di notte, facevano a pezzi, a colpi d'ascia tutti gli abitanti, uomini, donne, bambini. Non erano esattamente, come dire, per quanto fossero spiritosi e amanti della poesia, non erano esattamente gente che a noi piacerebbe incontrare. Però non c'è niente da fare, la mitologia nel nostro immaginario alla fine prevale sempre. Buona visione. Questa è la storia di un popolo che ha attraversato l'oceano. È la storia di un lungo e pericoloso viaggio che ha trasformato intere società e influenzato la politica, i commerci, la cultura e la religione. È la storia dei vichinghi e di come hanno cambiato il mondo. Molti ricordano i vichinghi solo come pirati e saccheggiatori. Ma è davvero questa la loro storia? Il processo di conversione della Scandinavia al cristianesimo è una lunga storia.
Erano esperti commercianti perché erano abili esploratori. Andavano lontano a prendere quello che cercavano. In questa serie indagheremo a fondo sui vichinghi per capire chi erano veramente. E la verità sarà sorprendente. Alla fine dell'VIII secolo, gli Scandinavi prendono la via del mare in cerca di una vita migliore, razziando e depredando e diventando quelli che noi oggi conosciamo come vichinghi. A bordo delle loro caratteristiche navi, iniziano a seminare devastazione lungo le coste dell'impero dei Franchi, saccheggiando villaggi e monasteri. Ma anche se diventeranno presto noti per le violente incursioni in terre straniere, i loro primi attacchi contro i Franchi non hanno successo. Le difese dei Franchi costruite da Carlo Magno si rivelano molto efficaci e impediscono ai vichinghi di risalire i grandi fiumi e di avanzare nell'entroterra. Quindi, come sono riusciti i pagani vichinghi a penetrare nel regno cristiano dei Franchi? Per rispondere alla domanda dobbiamo scoprire di più su Carlo Magno e sui primissimi attacchi vichinghi contro il suo regno. Carlo Magno è una figura chiave del Medioevo europeo e uno dei sovrani più influenti che il continente abbia mai conosciuto. Il suo impero comprende non solo l'attuale Francia, ma anche l'odierna Germania occidentale, l'Italia del Nord, la Svizzera e l'Austria. L'imperatore Carlo Magno era un sovrano incredibilmente potente e durante il suo regno ha ampliato in modo considerevole i confini del suo impero verso nord, in quella zona della Scandinavia meridionale che oggi conosciamo come Danimarca. Carlo Magno voleva diffondere il cristianesimo e unire il regno. Non tutti i vichinghi accolsero bene questa idea. Avevano le loro credenze e non volevano che il cristianesimo gli fosse imposto solo per volere di un re. Per loro, quali dei adorare era una questione personale, non di potere politico. Si pensa che il modo in cui Carlo Magno agiva, non solo portando avanti conquiste militari, ma anche cercando di convertire il maggior numero possibile di persone con la forza, possa aver avuto come risultato dei massacri su vasta scala. E questo fatto avrebbe in qualche modo generato in Scandinavia la percezione che fosse necessario colpire il mondo cristiano. Per questo le prime incursioni vichinghe a volte sono state presentate quasi come una crociata pagana. Ma ritengo che questo non sia stato un elemento determinante. Il fatto è che in quel periodo in Scandinavia la società stava cambiando profondamente e c'erano in gioco numerosi fattori di ordine sociale, politico, economico e ideologico.
ma non credo che siano state le azioni di Carlo Magno per espandere il suo impero a fornire ai vichinghi la spinta decisiva per quelle incursioni. Carlo Magno è noto per la sua accesa fede cristiana e non tollera la presenza di pagani nel suo impero. In effetti, prova a più riprese a convertire con la forza altre popolazioni. Tra questi i sassoni, la cui religione pagana presenta forti somiglianze con le credenze dei vichinghi. Ad esempio, il più importante simbolo religioso dei sassoni era l'albero sacro Irminsul, paragonabile all'albero Yggdrasil, importante simbolo delle religioni nordiche in Scandinavia. Già all'epoca, la Frisia era molto legata alla Danimarca, soprattutto attraverso gli scambi commerciali, ed era fisicamente molto vicina alla Scandinavia meridionale. Tra l'VIII secolo e l'inizio del IX, anche la Sassonia venne sottomessa e annessa al regno dei Franchi. Queste due terre, Frisia e Sassonia, erano terre non cristiane e, di conseguenza, entrando a far parte dei domini franchi, furono cristianizzate. A lungo l'impero dei Franchi subisce le continue incursioni dei Sassoni. Ma nell'anno 772 Carlo Magno decide di rispondere e attacca la Sassonia. E non cerca solo vendetta. Vuole costringere i Sassoni ad abbandonare le loro credenze pagane e a convertirsi al cristianesimo una volta per tutte. Un servitore di Carlo Magno, il monaco e studioso Eginardo, redige la biografia dell'imperatore, Vita et Gesta Caroli Magni, ossia Vita di Carlo Magno. Nella biografia Eginardo scrive: «L'ultima guerra che Carlo intraprese fu diretta contro quei normanni che sono detti danesi. Dopo aver praticato in un primo tempo la pirateria, essi presero con una flotta più ampia a devastare le coste della Gallia e della Germania». Si riferisce ovviamente ai vichinghi. Dal punto di vista bellico, quando i vichinghi giunsero nel regno dei Franchi, tra l'VIII secolo e l'inizio del IX, non ebbero molto successo. Credo che ciò sia dovuto principalmente alla presenza di un forte potere politico, rappresentato e gestito da Carlo Magno. Inoltre, il controllo militare su tutto il regno era stabile e ben consolidato. Carlo Magno aveva istituito un sistema di difesa sulle coste del Regno dei Franchi. Aveva ordinato non solo la costruzione di una flotta che scoraggiasse i pirati, ma anche la formazione di una sorta di guardia costiera. Dei gruppi armati di sorveglianza che avevano il compito di intercettare eventuali minacce in arrivo dal mare e di arrestarne l'avanzata sulle spiagge. All'inizio del IX secolo questo sistema sembrava funzionare bene. Nell'820 ci fu una piccola incursione sulle coste dei Franchi. I vichinghi tentarono a più riprese di risalire i fiumi per darsi al saccheggio e ogni volta furono respinti da questa guardia costiera.
Quando i vichinghi iniziano ad attaccare il regno, Carlo Magno, che ha condotto lunghe guerre contro genti di altre fedi, è determinato a impedire che dei preduni pagani invadano i suoi domini. Le battute d'arresto iniziali spingono alcuni capi vichinghi a desistere dall'attaccare l'impero dei Franchi per dedicarsi a obiettivi più facili. Il re danese Godfred è uno di questi potenti uomini che decidono di dirigersi verso altre destinazioni. Altri vichinghi prendono strade diverse. Il fratello minore di Godfred, Halfdan, sceglie di non seguire l'esempio di suo fratello e si allea con Carlo Magno, divenendo l'emissario danese presso l'imperatore Franco. Per qualche tempo, le violente incursioni vichinghe contro i Franchi sembrano cessare del tutto. In questo periodo, i vichinghi si conquistano in tutta Europa la fama di pirati sanguinari sempre pronti a fare razzie. Ma i loro viaggi in terre lontane dalla Scandinavia portano anche a un aumento dei commerci. Vicino agli estuari o alle coste marittime o lungo itinerari frequentati, la gente si riuniva per fare commerci di vario tipo. E alla fine quei luoghi diventarono avamposti commerciali. Sul mare del Nord emersero dei centri di produzione e di commercio. Nella Britannia anglosassone venivano chiamati Vik e intrattenevano continui rapporti commerciali tra di loro. Nell'Europa nord-occidentale, questi centri erano uno snodo per lo scambio di merci su lunghe distanze. Vi erano anche centri di produzione artigianale, dove si creavano diversi tipi di oggetti. Oggetti ricavati da ossa e corna di cervo, come pettini, ma anche oggetti di metallo e gioielli di rame, bronzo e leghe metalliche varie. Le merci scandinave erano molto richieste in Europa. C'erano pelli, pellicce, pesce in salamoia. Dal nord arrivavano zanne di tricheco manufatte in corno o in osso, miele e persino l'idromele, che era considerato un prodotto molto esotico. Oggi possiamo ipotizzare che i vichinghi fossero abili artigiani in grado di creare manufatti e venderli sul posto. La produzione di gioielli era molto diffusa. Costruivano pettini e vari altri utensili ricavandoli da corna di animali. I vichinghi erano ottimi falegnami e costruttori di botti. Costruivano botti non solo per venderle, ma anche per trasportare le merci, e lo stesso con i vasi di ceramica. Anche la produzione tessile era sviluppata. Questi empori erano di ritrovo di una grande varietà di artigiani e così diventarono dei crocevia che riunivano genti diverse da tutta l'Europa. C'erano delle locande, dei divertimenti con cantanti e bardi e di certo c'erano anche dei bordelli. Ma si trovava anche gente comune che viveva lì con la propria famiglia, gente che viveva di commercio. Venivano prodotti manufatti artigianali in grandissimo numero e varietà, ma questo rendeva necessario l'accesso a tutte quelle materie prime che servivano ad alimentare la produzione.
Questo implicava che le varie reti di scambio non erano più soltanto reti commerciali, ma fungevano anche da reti di distribuzione per quelle risorse. Si tratta di un fenomeno riscontrabile in Scandinavia fin dall'VIII secolo, quando le materie prime venivano portate, ad esempio, dalla Norvegia alla Danimarca per la fabbricazione di certi oggetti. Inoltre, questo rappresentava la nascita di un nuovo modo, dopo l'agricoltura, di sfruttare le materie prime e suscitava l'interesse politico di gruppi di potere che vedevano nella possibilità di controllare l'estrazione e la distribuzione delle materie prime un modo per arricchirsi. Con le loro scorrerie, i vichinghi hanno accesso anche a un'altra merce che comprano e vendono in molti mercati. Quello degli schiavi era un commercio fiorente. Al mercato degli schiavi era possibile comprare artigiani esperti, belle donne, uomini che possedevano conoscenze utili, come chierici istruiti o monaci che potevano aiutare un re o un capo tribù ad accrescere le proprie conoscenze o a guadagnare una migliore reputazione. Essi potevano anche trasmettergli conoscenze e informazioni che la gente comune non aveva. Possedere un sapere riservato a pochi era fonte di potere e lo si poteva acquisire comprando gli schiavi giusti con le giuste competenze. Questi empori erano luoghi importanti, sia per lo scambio di merci, sia per lo scambio di idee. Per i governanti era essenziale mantenerli sotto il loro controllo. Sappiamo che i commercianti dovevano pagare dei tributi a coloro che controllavano questi empori. Se si voleva aprire una bottega o un negozio, c'erano delle tasse da pagare per poter svolgere quell'attività. Era un'ottima fonte di guadagno per un capo tribù o un sovrano, un flusso costante di entrate dall'emporio. Chi frequenta questi empori si occupa per lo più di commerci pacifici. Con lo sviluppo del commercio, gli empori crescono in fretta e cresce anche la loro importanza politica. Diventano presto centri di potere politico e punti strategici il cui controllo è prioritario. Di conseguenza, i conflitti tra i vichinghi e i franchi si riaccendono. Nell'anno 808 il grande emporio di Rerik viene attaccato a sorpresa dal re danese Godfred. Rerik era una città emporio situata in una regione che, tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, era controllata da una popolazione slava, gli Obodriti. Nel contesto delle guerre tra i Franchi Carolingi e i Sassoni, gli Obodriti erano alleati dei Carolingi, mentre sul fronte opposto, in Danimarca, c'era Re Godfred, e lui invece era schierato con i Sassoni. In Danimarca, durante il suo regno, Godfred mette in atto una strategia per consolidare il potere. Un gesto che, almeno in parte, poteva essere motivato dalla preoccupazione per i crescenti contatti ostili tra i danesi e i carolingi. Da diverse fonti scritte ritrovate nel tempo, sappiamo che nell'anno 808 Re Godfred diede disposizione di attaccare e di radere al suolo
La città di Rerik. La distruzione di Rerik fu una delle ripercussioni della politica di espansione dei Franchi nell'Europa settentrionale e orientale. Rerik procurava entrate piuttosto significative, sotto forma di tasse. E questa sembra essere stata una delle ragioni per cui Gudfred ne ha ordinato la distruzione. Perché se la città era controllata dagli Obodriti, distruggerla sarebbe stato un modo per impedire ai nemici di godere di quei notevoli guadagni economici. Gudfred catturò numerosi commercianti e artigiani perché in questi empori se ne ritrovavano in gran numero. Li prese con sé e li condusse in un luogo vicino a quello che oggi è il confine tra Danimarca e Germania, nei pressi di Sliastorp. E li introdusse al nuovo grande emporio che stava creando. Laggiù aveva il controllo su queste persone, artigiani e commercianti specializzati capaci di produrre grandi guadagni che potevano essere tassati, accrescendo così la sua ricchezza e il suo potere. Ma era anche un forte messaggio per i carolingi. Gudfred, il re danese, è un potere con cui bisogna misurarsi e ora ha l'influenza e la forza per portare settori del commercio del Mare del Nord, del Baltico e dell'Atlantico sotto il suo diretto controllo. Inoltre, è documentato che nello Jutland meridionale abbia fatto costruire una enorme fortificazione lineare chiamata Danevirke. C'era una recinzione costituita da pali di legno ed era lunghissima. Misurava circa 30 chilometri. In aggiunta erano stati scavati numerosi e profondi fossati per rendere difficile qualsiasi attacco. Secondo alcuni ritrovamenti archeologici, con buona probabilità questa struttura era già esistente durante il regno di Gudfred, perciò lui potrebbe averla semplicemente rinforzata. Ciò nonostante, questo indica che doveva avere un forte controllo non solo su un ampio bacino di risorse naturali, ma anche su una consistente forza lavoro. E ci suggerisce che Gudfred avesse una sfera di influenza così ampia e un potere politico così centralizzato da permettergli di utilizzare non solo i suoi numerosi sottoposti, ma forse anche numerosi individui della popolazione civile. All'inizio del IX secolo, sotto il regno di Gudfred, la Danimarca non era un territorio unificato. Non era lo stesso regno di Danimarca che è oggi, o che era durante il basso Medioevo, con frontiere ben definite e un unico sovrano che governa su tutta la nazione. Più che altro, c'erano numerose entità politiche regionali nella parte orientale e occidentale del paese, che molto probabilmente erano impegnate in continui conflitti tra loro, anche se non abbiamo riferimenti chiari a questo riguardo. Invece, a essere ben documentati, sono i conflitti che riguardano Gudfred e i suoi rivali pretendenti al trono, che si trovavano per lo più nella parte occidentale dello Jutland. Il sacco e la distruzione di Rerik sono una chiara provocazione del re danese nei confronti di Carlo Magno. Tra i due schieramenti si cerca un accordo, ma senza risultati concreti. È a questo punto che Carlo Magno stabilisce una guarnigione permanente a nord del fiume Elba.
medita vendetta. E quando il re danese arriva con centinaia di navi per assaltare le coste della Frisia, Carlo Magno riunisce le sue forze per contrattaccare. Ma poco prima dell'attacco dei Franchi accade qualcosa. Un messaggero raggiunge l'imperatore. Godfred è stato ucciso da una delle sue guardie del corpo. Quando Godfred muore nell'810, la Danimarca è lacerata da aspri conflitti interni e le élite danesi vengono trascinate nella lotta per la corona. Ma i conflitti danesi sono cosa da nulla a confronto di quello che accade solo 4 anni dopo, quando nell'814 Carlo Magno, il grande imperatore dei Franchi, muore. Aveva regnato per 46 anni, durante i quali aveva creato un solido impero cristiano, ben organizzato per affrontare la minaccia vichinga. Che succederà ora che lui non c'è più? Dopo la morte di Carlo Magno, sale al trono Ludovico il Pio. Aveva 4 figli e voleva che ciascuno di loro ereditasse un dominio su cui regnare. Così provò a dividere l'impero. È facile intuire che da qui nacquero i problemi. Alla morte di Ludovico, tra i fratelli esplose una guerra civile. Ognuno voleva il trono e quanta più terra possibile. Questo fece sì che i fratelli consumassero tutte le risorse del regno per lottare tra loro, invece di utilizzarle per difendersi dalle incursioni vichinghe. L'instabilità che si era sviluppata nel continente per la successione di Ludovico il Pio aprì una breccia in quel sistema difensivo che in passato era sempre stato efficace. Dopo la morte di Carlo Magno, il sistema di difesa non fu più curato. Con la morte di Ludovico il Pio e la frammentazione dell'impero dei Franchi, arrivò un periodo di instabilità e di grandi mutamenti territoriali. Di conseguenza, l'organizzazione militare che in passato aveva contraddistinto il dominio dei Franchi, specialmente sotto Carlo Magno, perse notevolmente efficacia. Un'altra conseguenza fu che i gruppi di potere nei 3 regni dei Franchi risultanti dalla suddivisione dell'impero furono forzati a consolidare il loro controllo su quei territori. Pertanto si concentrarono più sulle vicende interne e sulle negoziazioni in corso tra i 3 regni che sulla difesa da minacce esterne. Così si venne a creare un insieme di circostanze perfette per i gruppi di predoni vichinghi per iniziare non solo a razziare le coste, ma anche ad avanzare nell'entroterra e seminare il caos. Ed è proprio ciò che leggiamo nelle cronache dell'epoca. I Carolingi avevano un sistema difensivo ben sviluppato che, in teoria, avrebbe dovuto contrastare questi attacchi. I sovrani potevano radunare grandi eserciti, spesso anche con poco preavviso, ma allo stesso tempo avevano grosse difficoltà nel farlo, semplicemente perché non potevano sempre contare sull'appoggio dei loro magnati. I governanti locali potevano allearsi con i vichinghi e ricevere la loro assistenza durante la guerra civile. In cambio, offrivano loro ospitalità durante l'inverno o permettevano loro di usare liberamente le risorse del posto. I vichinghi potevano assumere il ruolo di ambasciatori e collaboratori in molti modi diversi. Se vedevano un'opportunità di guadagnare, la coglievano. Non erano vincolati da regole che dettassero loro cosa fare o non fare quando si trovavano in terra straniera. Ma capirono in fretta che nei regni franchi c'era molto da guadagnare. C'erano ricche città, grandi centri commerciali, chiese e monasteri. Mentre i Franchi sono impegnati nella guerra civile,
I vichinghi riescono finalmente a superare le loro difese e risalire i grandi fiumi. In cerca di oro, di gloria e di terra, si addentrano nell'impero dei Franchi come non hanno mai fatto prima. I vichinghi erano guerrieri molto feroci. Quando non catturavano schiavi, uccidevano o saccheggiavano. Spesso esigevano un pagamento per non devastare le città. Esigevano grosse quantità di oro o di argento per risparmiare una cittadina o una parte di costa. E questo era il modo di razziare di gran lunga migliore. Non dovevano neanche combattere. Dovevano solo dire «pagateci e vi lasceremo stare». I pagamenti più consistenti erano chiamati geld. Un esempio è il Danegeld, quando gli inglesi pagarono una grossa somma in oro e argento per far cessare le incursioni vichinghe. E le incursioni vichinghe per un breve periodo cessarono. I geld potevano mantenere la pace per qualche anno, ma poi i vichinghi tornavano inevitabilmente pensando: è gente che paga, quindi ci ritorniamo. Una mossa astuta e proficua per i vichinghi, per le popolazioni che avevano pagato un po' meno. Va sottolineato che non si trattava di un tentativo concertato di estorcere denaro o terre ai carolingi o a qualsiasi altra società con cui i predoni si scontravano. Erano piuttosto iniziative indipendenti di piccoli gruppi che perseguivano ciascuno il proprio interesse. Dobbiamo pensare a gruppi con obiettivi individuali, i quali venivano perseguiti da ciascun gruppo a modo proprio, senza una reale strategia condivisa. Nel marzo dell'845, un'imponente flotta vichinga danese di 120 navi risale la Senna fino a Parigi. Il nuovo re, Carlo il Calvo, ha provato a respingere i vichinghi con il suo esercito, ma ha fallito. Parigi ha un'alta cinta muraria di epoca romana e in città ci sono diverse chiese dentro le mura, ma anche fuori, sulle rive della Senna. Due ponti portano alla città e sulla terraferma questi ponti sono difesi da alte torri di pietra. I vichinghi stringono la città d'assedio e il re Franco, Carlo il Calvo, è alla fine costretto a pagare un grosso riscatto in oro e argento per la sua città. Quando i vichinghi entrarono nei regni franchi via fiume e strinsero alleanze con i regnanti del luogo, venne data loro l'opportunità di stabilirsi sulla terraferma, almeno per un periodo, e quindi non furono costretti a tornare a casa per l'inverno. In precedenza dovevano salpare in primavera,
saccheggiare e commerciare durante l'estate, ripartire in autunno e passare l'inverno a casa. Ma quando poterono trascorrere l'inverno nei regni franchi, la situazione cambiò radicalmente. Erano molto meno vincolati dal clima delle stagioni. Potevano iniziare a muovere guerra e fare commerci molto in anticipo rispetto a quando erano in Scandinavia. E potevano intrattenere rapporti con i residenti. Fu così che i vichinghi iniziarono a emigrare e stabilirsi altrove. Dopo gli eventi in Danimarca, sempre più persone lasciano la Scandinavia e salpano verso altri paesi. Non sono soltanto i guerrieri in cerca di oro e gloria a partire. Ci sono anche famiglie con donne e bambini, e a volte il viaggio è molto lungo. I vichinghi emigrarono e si trasferirono in molte parti d'Europa, specialmente verso nord, le isole Faroe, l'Islanda e infine la Groenlandia. Vasti territori vennero conquistati o ripopolati dai vichinghi. Arrivarono anche in Scozia, Irlanda e Inghilterra. Le guerre civili dei Carolingi danno modo ai vichinghi di restare in quelle terre per periodi molto più lunghi. Traggono vantaggio dalle divisioni interne e riescono a trascorrere l'inverno in diverse regioni in Inghilterra e nei regni dei Franchi. Ma la vita in esilio in un accampamento invernale è dura. Quasi tutte le informazioni che abbiamo oggi dall'Europa continentale si limitano alle fonti storiche. Conosciamo i luoghi in cui i vichinghi si stabilivano temporaneamente, però dal punto di vista archeologico è difficile identificare quei siti. Ma in Inghilterra, di recente, sono state condotte ottime ricerche archeologiche e sono stati scoperti, almeno finora, due accampamenti invernali. In sostanza, quando le forze vichinghe operavano sul campo per lunghi periodi, spesso trascorrevano l'inverno sistemandosi in qualche tipo di insediamento temporaneo. Se parliamo dell'Europa continentale, ci sono insediamenti vichinghi sull'isola di Noirmoutier, ad esempio, ma anche su alcune isole sulla Senna. Una tra tutte, Jeufosse, una piccola isola a valle di Parigi. In quei luoghi c'erano gruppi molto diversi dalle prime bande di razziatori. Non erano solo individui che agivano opportunisticamente, ma grosse comunità, che contavano forse migliaia di individui e che si muovevano in quei territori per lunghi periodi. Al contrario dei primi razziatori, che compivano incursioni stagionali, questi gruppi si fermavano in quelle terre che oggi sono la Francia e l'Inghilterra per anni, a volte anche decenni. Ciò che non sappiamo di preciso di questi accampamenti è come fossero costruiti. Ma
ma ci sono prove certe della loro presenza in quei luoghi. Ci sono prove di produzione metallurgica, di artigianato e di commercio. La particolarità di questi siti è che spesso vengono scoperti grazie all'utilizzo dei metal detector. Quindi c'è una preponderanza di frammenti di gioielli, di monete, di lingotti d'argento, che attestano che in questi luoghi venivano trattate grandi quantità di bottino e si facevano molti commerci. La vita quotidiana in quegli accampamenti era molto semplice, spartana. Tutte le strutture presenti erano temporanee. Non c'era ombra di costruzioni solide, né di edifici ben progettati. Erano, come suggerisce il nome, accampamenti, degli insediamenti di fortuna. Il freddo e l'umidità erano una costante. Anche se indossavano vari strati di lana, cosa molto probabile, e riempivano le calzature con la paglia, soffrivano continuamente il freddo. Durante l'inverno i loro indumenti non erano mai asciutti, così come le coperte con cui si coprivano di notte. Anche le loro tende non erano mai asciutte. Se portavano animali con loro, come i cavalli, avevano bisogno di acqua per abbeverarli. E la terra da pascolo, per quanto migliore di quella in Scandinavia, era comunque scarsa. È probabile che negli accampamenti la mortalità fosse piuttosto elevata. Una cosa molto interessante che si è scoperta di recente è che vi erano anche delle donne e dei bambini a condividere quegli accampamenti insieme ai vichinghi. Ma chi erano? Anche loro venivano dalla Scandinavia? Facevano anche loro parte dell'armata in movimento? Oppure erano dei prigionieri catturati durante un'incursione e destinati a essere venduti come schiavi? E le donne erano destinate a diventare concubine dei vichinghi oppure erano diventate loro compagne a pieno titolo? È ancora un mistero. Il materiale archeologico esaminato finora negli accampamenti in Inghilterra dà a intendere che si trattasse di un esercito in marcia. Gli oggetti trovati forniscono prove conformi all'ipotesi di una piccola comunità militare in continuo movimento. A Torksey, ad esempio, c'è un ampio sito che si estende per diversi ettari, ricco di reperti archeologici. Si tratta per lo più di oggetti metallici, dato che lo studio condotto era basato su oggetti ritrovati grazie all'impiego dei metal detector. L'abbondanza di ritrovamenti suggerisce che c'era produzione di manufatti, ma soprattutto c'era attività commerciale.
Il sito di Torxi risale all'870, un periodo in cui la grande armata vichinga si spostava attraverso i territori anglosassoni. Un aspetto interessante di questi siti è ciò che essi determinano nella nostra percezione dei successivi insediamenti in Inghilterra e nell'impero carolingio. Se accettiamo l'ipotesi che queste grandi forze vichinghe comprendessero numerosi gruppi autonomi che si univano e cooperavano per breve tempo, potremmo dire che in questa fase avviene la formazione di quelle che spesso chiamiamo armate, ma che in realtà erano società itineranti con politiche di governo. E studiare le condizioni di vita di quei primi accampamenti può farci capire com'erano le condizioni negli insediamenti successivi in Inghilterra e nell'impero carolingio. Perché forse quella era la prima volta che così tanti gruppi si univano in quel modo per abitare nello stesso luogo. Morto Carlo Magno, nell'impero la guerra civile è in furia e le difese costiere non possono essere preservate. I vichinghi hanno via libera per andare in cerca di oro, gloria e terre. Intanto anche la Danimarca è in tumulto. Oltre ai soliti avventurieri, anche altri vanno in esilio in cerca di nuove opportunità. Durante il IX secolo, quando i vichinghi riescono ad addentrarsi nelle terre dei Franchi, le loro tattiche mutano. Dal saccheggio di piccoli monasteri all'assalto di grandi città come Parigi. Una strategia frequente consiste nel tenere in ostaggio una città, costringendola a pagare un riscatto di solito in oro e argento. Nonostante l'instabilità dell'impero in questo periodo, i vichinghi non riusciranno a mantenere la posizione. Presto la resistenza ricomincerà e il nuovo imperatore ricostruirà le sue difese, comprese quelle lungo la Senna, evitando altri attacchi contro Parigi. Negli anni seguenti i vichinghi punteranno invece alle isole britanniche, ma solo momentaneamente. La partita con i Franchi è ancora aperta. Quando torneranno lo faranno con un nuovo scopo: integrarsi appieno nella loro società. E per raggiungere lo scopo sono disposti a qualsiasi cosa. Benvenuti. Prosegue la nostra serie di ACDC in 4 episodi dedicata alle imprese dei vichinghi. E oggi prosegue con la terza puntata, che si intitola Una buona terra. Buona terra è quella della Francia del Nord, in cui a un certo punto, dopo un secolo di saccheggi e di razzie, un gruppo di vichinghi decide di stabilirsi definitivamente. È il 911, quando un capo, che le fonti in latino chiamano Rollo, Rollone,
con i suoi uomini, con la sua banda di guerrieri, stringe un accordo con il re dei Franchi. In base a questo accordo riceve in dono un vasto territorio, appunto nel nord della Francia, affacciato sul canale della Manica, con l'unica condizione di diventare vassallo del re e di accettare da lui in feudo questi territori. A partire da quel momento i vichinghi si stabiliscono in Francia e succede anche a loro quello che era successo a tutti gli altri popoli barbari che tanti secoli prima avevano invaso l'impero romano. Anche se sembra difficile da credere, nel giro di pochissimo tempo smettono di parlare la loro lingua, si convertono al cristianesimo e diventano dei francesi come tutti gli altri. Il paese che hanno occupato oggi e da 1000 anni è un pezzo della Francia a pieno titolo, però da loro ha preso il nome, Normandia. Perché quelli che noi adesso stiamo chiamando i vichinghi, all'epoca gli europei li chiamavano soprattutto i normanni, gli uomini del nord. E dunque la Normandia conserva il ricordo di questa origine barbara dei suoi abitanti soltanto appunto nel nome, in qualche nome di luogo, in qualche cognome. Quelli della mia generazione si ricorderanno un corridore ciclista di tanto tempo fa che si chiamava Anquetil. Ecco, un francese, certo, ma Anquetil è un nome normanno, puro. Nella sua forma originaria. Bene, a questo punto proviamo, come sempre, a rispondere a qualcuna delle domande che ci avete mandato. E la domanda che abbiamo scelto ha proprio a che fare con le definizioni, con i nomi, con le lingue. È la domanda di Connie che chiede delucidazioni sulla differenza tra vichinghi, norreni e celti. Allora, norreno è un termine che indica genericamente tutte queste popolazioni dell'estremo nord dell'Europa, queste popolazioni della Scandinavia. Loro e soprattutto le loro lingue, a dire il vero è una parola che usano soprattutto i linguisti. La lingua norrena originaria era appunto l'insieme di dialetti che si parlavano dall'Islanda fino alla Svezia e che sono gli antenati delle lingue della Scandinavia attuale. Quindi lingue norrene, letteratura norrena, si traduce per esempio nelle grandi saghe islandesi scritte dopo l'anno 1000. Ecco. Vichinghi noi l'abbiamo usato qui tranquillamente per indicare in genere questi popoli di navigatori, ma a dire il vero non indica il popolo. Vichingo è un termine specifico che usavano loro, che deriva da vik, che nella loro lingua significa il fiordo, la baia. Ecco. E dunque la parola vichinghi non designa un popolo. I popoli erano i danesi, i norvegesi e i vichinghi erano fra loro quelli che abitavano sulla costa e che erano abituati ad andare per mare, mentre magari i loro cugini che abitavano nell'interno il mare non l'avevano neanche mai visto. Poi Connie chiedeva dei celti. Confusione è comprensibile, ma in realtà i Celti sono un'altra cosa, sono un altro gruppo di popoli, un altro gruppo di lingue, perché noi poi appunto i popoli li dividiamo in base a quello, non è che pensiamo che esistono le razze o cose del genere, ci sono gruppi di lingue imparentate fra loro. Il norreno, la lingua comune dell'antico nord, è una lingua germanica, sono parenti della lingua tedesca, della lingua olandese, dell'inglese di oggi, a cui hanno lasciato anche una grossa eredità. Le lingue celtiche sono un altro gruppo. Sono le lingue che parlavano gli antichi Galli, sconfitti da Giulio Cesare, e che vivevano anche in tutta l'Italia del Nord, fino all'Adriatico. Sono le lingue che parlavano gli antichi Britanni, e che oggi si sono ridotte ai margini del mondo europeo, perché le grandi invasioni barbariche di popoli che parlavano lingue germaniche hanno ricacciato verso i confini gli avanzi dei popoli che parlavano e che parlano tuttora lingue celtiche e che quindi si ritrovano nelle Highland scozzesi, nel Galles, nella Bretagna francese, appunto. I Celti, che al tempo dei Romani erano un popolo centrale in Europa, oggi sono diventati dei piccoli popoli che sopravvivono un po' ai margini, anche se a loro spiacerà sentirlo dire, perché il loro orgoglio è enorme e sono attaccatissimi alle loro lingue, però di fatto, diciamo, storicamente sono stati un po' emarginati.
Ebbene, a questo punto a me sembra di aver risposto il più possibile alla domanda che Connie ci ha mandato e quindi non mi resta che augurarvi buona visione. Questa è la storia di un popolo che ha attraversato l'oceano. È la storia di un lungo e pericoloso viaggio che ha trasformato intere società e influenzato la politica, i commerci, la cultura e la religione. È la storia dei vichinghi e di come hanno cambiato il mondo. Molti ricordano i vichinghi solo come pirati e saccheggiatori. Ma è davvero questa la loro storia? Il processo di conversione della Scandinavia al cristianesimo è una lunga storia. Erano esperti commercianti perché erano abili esploratori. Andavano lontano a prendere quello che cercavano. In questa serie indagheremo a fondo sui vichinghi per capire chi erano veramente. E la verità sarà sorprendente. Esauritasi la prima ondata di incursioni vichinghe in Francia, le città saccheggiate si dotano di mura e di fortificazioni per poter meglio resistere agli assalti. Questo però non scoraggia i vichinghi. Sono sempre più numerosi quelli che partono alla volta del regno dei Franchi in cerca di gloria e ricchezze. Le difese approntate dai Franchi si rivelano efficaci. I vichinghi si rivolgono allora all'Inghilterra. Alla fine del IX secolo, però, gli uomini del nord mettono di nuovo gli occhi sulla Francia. Stavolta non tornano solo per saccheggiarla. I vichinghi decidono di diventare europei. Ben presto nascerà il Ducato di Normandia. Ma come mai i vichinghi diventano normanni? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ritornare alle incursioni dei vichinghi al regno dei Franchi, alla fine del IX secolo. Durante il regno di Carlo il Calvo. Intorno all'880, i Carolingi riuscirono a ristabilire il loro potere e a difendersi con successo da varie bande di saccheggiatori vichinghi. I Franchi fortificarono le frontiere e ricacciarono i nemici in mare. Carlo il Calvo, imperatore dei Franchi e nipote di Carlo Magno, è stato costretto in più di un'occasione a pagare un riscatto agli invasori vichinghi. Ma durante il suo regno, le difese vengono potenziate con la cavalleria e con ponti fortificati sui principali fiumi. Se vogliamo entrare nel merito della questione se i vichinghi, intorno all'880, abbiano avuto successo o meno, dobbiamo chiederci se gli assalitori avessero una strategia coordinata. Queste bande avevano, di fatto, successo sul campo. Dai Carolingi riuscivano ancora a ottenere riscatti e bottino. Concentrarsi su singoli episodi per verificare
Se ci sia stata una vittoria oppure no, vuol dire perdere di vista l'essenziale. Anche se i Franchi si sono ben organizzati, i Vichinghi decidono di attaccare di nuovo Parigi. Così all'orizzonte si delinea un altro assedio. Nell'885 e 886, l'assedio dei Vichinghi a Parigi non è stato un fallimento. Parigi venne assediata per molti mesi. Vichinghi e parigini combatterono duramente. E anche se i Vichinghi non riuscirono a espugnare Parigi, ottennero comunque un riscatto consistente. Insomma, i parigini resistettero ai tentativi di razzia dei Vichinghi e si arrivò a una soluzione di compromesso. Alla fine, gli assedianti accettarono di ritirarsi in cambio di un'ingente somma di denaro che arrivava direttamente dai forzieri del re. Oltre a questo, ottennero il permesso di risalire la Senna e di saccheggiare la Borgogna. Così, nei mesi che seguirono, razziarono le regioni intorno alla città di Sens. Può sembrare strano che un sovrano abbia autorizzato un saccheggio, ma a quanto pare è questo l'accordo a cui arrivarono. I Vichinghi non riuscirono a conquistare Parigi, è vero. Comunque, non se ne andarono a mani vuote. Se i parigini in qualche modo se la cavarono, altre bande di vichinghi colpirono i franchi altrove. Continuavano a farsi pagare tributi e a seminare distruzione in molte parti del regno. Dunque, torniamo alla questione centrale. C'era o no una strategia comune? Secondo me no. Erano bande indipendenti. Ogni banda di vichinghi agiva in modo autonomo. Ogni banda aveva un suo obiettivo specifico e lo perseguiva autonomamente. Se vogliamo prendere in esame la questione delle modalità e delle ragioni per cui i vichinghi divennero europei, dobbiamo cominciare col dire che all'epoca non esisteva un'Europa come la intendiamo oggi. Gli scandinavi si integrarono nella cultura che dominava il continente e che aveva legami anche con l'Inghilterra anglosassone e, più in generale, con le regioni bagnate dal mare del nord. Adottarono alcuni elementi di quella cultura. Nella maggior parte dei casi, vediamo che l'integrazione avvenne quando gli uomini e le donne del nord cercarono di stabilirsi in regioni al di fuori della Scandinavia. Spesso fu in quei casi che, attraverso giochi di potere e alleanze, accettarono un nuovo stile di vita e anche una nuova religione. In Scandinavia il processo forse richiese più tempo, ma alla fine notiamo che nell'undicesimo secolo le élite scandinave si consideravano sullo stesso piano delle altre élite continentali. Avevano gli stessi valori e gli stessi modi di esprimere il potere e utilizzavano la religione cristiana per affermare quel potere. Il processo di integrazione culturale tra il nord e il sud si è sviluppato nell'arco di vari secoli.
Non avvenne dall'oggi al domani. Il processo di integrazione ebbe anche luogo in un contesto di interessi speciali. Fu dettato da ragioni particolari. Insomma, ci fu una certa dose di opportunismo in quegli scandinavi che volevano stabilirsi politicamente nell'Inghilterra anglosassone o in Normandia. E a questo scopo trovarono conveniente seguire la via dell'integrazione. Il 6 ottobre dell'877, l'imperatore dei Franchi, Carlo il Calvo, muore dopo una breve malattia. Dopo la sua morte, le maglie delle difese costiere dei Franchi si allentano e i vichinghi sfruttano l'occasione per infiltrarsi in Francia. Ha inizio una nuova era. L'obiettivo principale non è più soltanto il saccheggio, ma anche l'integrazione. Quando gli Scandinavi si stabilirono in Europa e alcuni di essi si trasferirono al sud, non ebbero difficoltà a divenire membri della società a pieno titolo. Volevano integrarsi, al punto che non persero tempo e impararono subito la lingua, convertendosi anche al cristianesimo. I vichinghi sono politeisti, venerano varie divinità. Tutte le tribù germaniche dell'Europa del Nord hanno una religione politeista che poi verrà soppiantata dal cristianesimo. I vichinghi si convertono al cristianesimo per più di una ragione. Il processo di conversione al cristianesimo avvenne per vari motivi e con modalità differenti. I vichinghi che operavano sul continente erano individui molto pragmatici. Nella conversione videro l'opportunità di migliorare i rapporti commerciali e diplomatici sia con i Carolingi sia con i re anglosassoni in Inghilterra. Il processo di conversione della Scandinavia al cristianesimo è una lunga storia, una vicenda che si snoda nell'arco di vari secoli. All'inizio dell'VIII ci furono già le prime missioni di religiosi in Frisia, che si interessarono anche alla terra dei danesi. In tutto l'VIII secolo, in Scandinavia, ci furono contatti stretti e ripetuti fra il mondo cristiano e quello non cristiano. Il commercio vi giocò una parte importante. In tutto l'VIII e il IX secolo furono frequenti i contatti fra i mercanti cristiani provenienti dagli avamposti commerciali del Mare del Nord e i mercanti scandinavi. Dunque, in questo contesto, avvenne uno scambio di informazioni sulla natura del cristianesimo e di certo ci fu la conversione di qualche mercante. Erano scelte individuali e spesso erano dettate da motivi di convenienza. A chi si convertiva veniva concesso il diritto di commerciare con le città anglosassoni e con quelle franche. Chi non era cristiano aveva sempre più difficoltà ad entrare in possesso di terre e a commerciare. In alcuni avamposti era proibito esercitare il commercio con i pagani. Così i vichinghi si lasciarono battezzare. Il sacramento era una sorta di salvacondotto. Grazie al battesimo si garantivano il permesso di esercitare il commercio in quegli avamposti. Col passare degli anni divenne sempre più importante presentarsi come cristiani se si voleva commerciare e avere voce in politica.
Le fonti storiche ci dicono che un numero sorprendente di potenti leader vichinghi accettò il battesimo nell'ottica di migliorare i rapporti diplomatici con i re carolingi, nonché con l'Inghilterra anglosassone. Era una soluzione molto pratica. Grazie al battesimo, questi leader potevano inserirsi nel mondo cristiano della diplomazia e della regalità dell'Europa di quell'epoca. Carolingi e anglosassoni avevano a che fare con cristiani battezzati e così, in questi condottieri vichinghi, potevano vedere dei legittimi interlocutori politici e non dei semplici intrusi. In questo modo, i vichinghi si inserirono nella trama politica dell'Europa cristiana. L'alleanza con la Chiesa tornò assai utile ai vichinghi. Ma come avvenne il primo contatto con la nuova religione? All'inizio ai vichinghi fu presentata una versione particolare del cristianesimo, una versione che potesse rientrare nei loro gusti. Appresero di un Cristo molto diverso da quello dei Vangeli. Gesù non era l'umile servo che porge l'altra guancia, bensì un potente conquistatore che sconfigge e converte i popoli di tante terre diverse. Forza e vittoria erano due ideali importanti nella società vichinga. Certo, non l'essere umili o l'amore reciproco. Quello che li avvicinava di più all'etica dei cristiani era il fatto che si prendevano cura dei membri più deboli della società. Quello che invece li allontanava di più dall'etica dei cristiani era il fatto che nella guerra vedevano un ideale. Dunque, le due religioni avevano questo punto in comune, il prendersi cura dei meno fortunati all'interno della comunità. Non è facile stabilire fino a che punto si trasformò la mentalità degli scandinavi convertiti al cristianesimo. Iniziarono subito a credere in un altro Dio? Presero a vedere il mondo in modo diverso? O piuttosto all'inizio ci fu una fase in cui le nuove credenze si sovrapposero a quelle antiche? Probabilmente per un po' i valori d'un tempo sopravvissero mescolati a quelli nuovi, così come le vecchie usanze. All'inizio dell'VIII secolo, e soprattutto nei primi anni del IX, le conversioni al cristianesimo avevano carattere individuale. In determinati contesti c'era chi adottava la nuova religione. Nel contesto dell'espansione dei Franchi verso il nord, ci fu anche un interesse crescente da parte delle élite nei confronti della religione cristiana. Questo nell'ottica di facilitare gli accordi diplomatici e anche per creare alleanze. Questa dinamica ci viene riportata da una fonte scritta, un monaco della fine del IX secolo di nome Notker. Costui fa riferimento all'abitudine dei danesi di presentarsi spesso a corte per farsi battezzare, con l'obiettivo di ricevere i doni che accompagnavano il battesimo. Notker si prende gioco dei danesi e delle loro spudorate intenzioni. Forse avrà anche esagerato su questa loro mancanza di sincerità, ma un fondo di verità deve pur esserci. In quel caso non c'erano sincerità e convinzione nell'adozione del cristianesimo attraverso il battesimo. Non si credeva in un unico Dio. Era una scelta che si faceva per opportunismo, per un chiaro tornaconto. Tutto ciò pone una questione. Come consideriamo la conversione a una nuova religione? Da una parte
C'è chiaramente un aspetto sociale in qualsiasi cambiamento di religione. Ma c'è anche un elemento molto personale, un elemento che tocca la sfera intima dell'individuo. Dal punto di vista dell'archeologia, è chiaro che è molto difficile ricostruire il modo di pensare di chi è vissuto al tempo dei vichinghi. E questo vale anche per le fonti scritte, perché a quell'epoca preferivano inquadrare tutto nell'ottica della politica e intendevano il battesimo come un evento politico e sociale, tralasciando le considerazioni più spirituali degli individui coinvolti. In tanti mettevano la prua a sud e per una ragione o per l'altra si lasciavano battezzare. Quando però tornavano a casa in Scandinavia, tornavano anche alle divinità di un tempo. Abbiamo rinvenuto collane e amuleti in cui si poteva riconoscere tanto il martello di Thor quanto la croce di Cristo, a seconda di come li si indossava. Abbiamo trovato stampi con cui si producevano sia i martelli di Thor che le croci. Questo ci dice che per gli scandinavi il confine tra le due religioni era molto sfumato. Col diffondersi del cristianesimo, presero piede nuove regole che intaccarono la libertà delle donne. Non potevano più lavorare in modo indipendente. Qualsiasi cosa facessero doveva essere supervisionata da un uomo. Doveva esserci sempre una sorta di guardiano che vigilasse su di loro. Prima dell'avvento del cristianesimo, le donne potevano coltivare le loro terre, erano autonome, indipendenti, potevano praticare vari mestieri, lavoravano la ceramica, producevano tessuti o si davano alla panificazione. Tanto più quando sorsero le grandi città, in cui potevano guadagnarsi da vivere grazie a questi mestieri. La situazione cambiò anche a livello giuridico. Alle donne non era più consentito né ereditare né scegliere chi sposare. La Chiesa incoraggiava caldamente le ragazze e le vedove a entrare in monastero. E le donne che lo facevano erano invitate ancora più caldamente a donare i loro beni terreni alla Chiesa. Così il ruolo della donna finì per indebolirsi. Alla donna non era più permesso di essere forte. Non poteva rivestire alcuna carica di potere. Non poteva essere una donna indipendente, libera di fare le sue scelte. Altri avrebbero deciso al posto suo. Le donne giocavano sempre un ruolo fondamentale, ma il valore del loro contributo veniva minimizzato, come se fosse un contributo di serie B. A loro spettava cucinare e crescere i figli. Questo ruolo non era importante quanto quello degli uomini, che invece si avventuravano in giro per il mondo. Col cristianesimo si diffuse questo tipo di mentalità. Anche ai nostri giorni, quando un individuo rinuncia a quello in cui crede per sposare un nuovo insieme di credenze, compie un'impresa non indifferente. Credo che lo stesso valga per chi affrontò questo passo al tempo dei vichinghi. Va anche sottolineato il fatto che quella dei popoli scandinavi non era una religione come la intendiamo noi oggi. Non si conformava ad alcun tipo di dottrina religiosa. Si trattava piuttosto di un sistema di credenze
era una visione del mondo e un modo di interagire con esso. Erano politeisti, quindi credevano in tutta una serie di divinità e, oltre a queste, credevano anche a un vasto assortimento di spiriti e creature soprannaturali che vivevano nel mondo intorno a loro e con i quali dovevano interagire. Quindi l'idea di dover aggiungere un'altra divinità al loro ricco pantheon forse non era poi così bizzarra e traumatica come potremmo pensare. C'è il riconoscimento dell'esistenza di altre credenze e forse in qualche modo queste potevano essere integrate nella propria fede senza sostituirla. Tra la fine del IX secolo e l'inizio del X, in Francia sempre più vichinghi adottano la lingua locale e si convertono al cristianesimo integrandosi nella società dei Franchi. Crescendo di numero diventano un potere importante con cui doversi confrontare. Alla fine del IX secolo, i vichinghi erano attivi in Normandia e nel Canale della Manica già da molti decenni. Si erano insediati in modo più o meno stabile in varie zone della Bretagna e dell'estuario della Senna in Normandia. A questo punto, al re dei Franchi conviene intrattenere buone relazioni diplomatiche con i vichinghi e i loro leader, soprattutto con un esperto condottiero che entra in scena nel 911. Dalle fonti storiche apprendiamo che questo carismatico capo vichingo si chiamava Rollone. Gli venne concesso il ducato di Normandia. Rollone era stato molto attivo. Aveva partecipato a svariate incursioni sulla Senna nel corso degli anni. Era un personaggio ben noto alle autorità franche. Negli anni compresi tra l'880 e l'890, le incursioni vichinghe nella regione erano una minaccia molto concreta. Ma se da una parte continuavano a verificarsi questi fatti violenti ma sporadici, dall'altra, nella regione c'erano anche molti insediamenti vichinghi più o meno stabili. Insomma, la presenza scandinava era piuttosto forte e iniziava a porre un altro tipo di minaccia. Una minaccia più che permanente, una vera spina nel fianco. E fu in questo clima che il condottiero Rollone scese a patti col re per ottenere il controllo dei territori della Normandia. Era un modo per regolarizzare una situazione di fatto, ma anche per controllare l'estuario della Senna, un vero e proprio punto strategico che garantiva anche il controllo dell'accesso a Parigi e alle regioni più ricche del regno. È così che Rollone ottiene i primi territori che in seguito sarebbero diventati la Normandia. Con questo accordo, i Franchi cercano di contenere e controllare Rollone, facendo di lui un alleato. Una mossa che avrà conseguenze di grande portata. L'accordo venne formalizzato nel 911. Il documento originale è andato perduto, ma viene citato da diverse fonti a partire dal 918.
I franchi strinsero questo accordo per una ragione molto precisa. Volevano trasformare un potente nemico in una sorta di alleato e far sì che operasse in qualche modo da protettore degli interessi carolingi, bloccando sul nascere qualsiasi potenziale incursione. Il patto aveva i suoi vantaggi. In questo modo l'estuario della Senna era presidiato da abili guerrieri. Se si fosse presentata l'occasione, l'avrebbero difeso da qualunque presenza ostile. Concedendo ai vichinghi di Rollone quelle terre, i franchi scongiuravano l'eventualità di ulteriori scorrerie vichinghe. Eventuali incursioni erano ancora possibili, ma i predoni se la sarebbero dovuta vedere con gli uomini del nord che si erano stabiliti lì in Francia, prima di tentare la sortita e risalire la Senna verso Parigi e le regioni più ricche del regno. Il territorio sotto la sovranità degli uomini del nord crebbe in fretta, perché vennero loro concesse altre terre. La nuova enclave scandinava era in piena espansione. In tutto ciò, i vichinghi di Rollone assimilarono la cultura locale. Non si limitarono a diventare cristiani, un processo già in atto, ma adottarono anche i costumi dei franchi. Nel giro di pochi anni, in Normandia, probabilmente, non si sentì più una parola di scandinavo. Tutti parlavano la lingua dei franchi. Oltre alla lingua, sparì tutto ciò che rimandava allo stile di vita nordico. La Normandia era a tutti gli effetti assimilata culturalmente al regno dei franchi. I normanni adottarono i costumi funebri e la cultura locale. Non ci misero molto tempo a diventare franchi a pieno titolo. Dalle incursioni toccata e fuga, ai soggiorni invernali, fino a ottenere dei veri e propri territori. Nel giro di soli 150 anni, gli uomini del nord si erano insediati stabilmente in Francia. I primi inverni trascorsi in Francia garantirono ai vichinghi una posizione solida, dalla quale poterono stringere accordi diplomatici con i franchi e pianificare la guerra contro i nemici comuni. Tutto ciò non fece che rafforzare la loro presenza in terra di Francia. Non credo che dietro i processi di acculturazione in atto ci fosse un singolo fattore scatenante. Di certo c'era una componente di pragmatismo. Se ci si vuole stabilire in un'altra terra e in un'altra società, è necessario un certo livello di integrazione. È necessario se si vuole coesistere in modo pacifico. Ad ogni modo, questo è un processo molto naturale. I popoli coesistono, imparano l'uno dall'altro. C'è uno scambio di cultura e di idee. In questo senso, è un processo che non si può quantificare o descrivere in modo lineare. Col passare degli anni, fu un processo del tutto normale, un'evoluzione che portò alla Normandia dell'undicesimo secolo. Se pensiamo che la Normandia si formò come entità territoriale e politica sulla base della colonizzazione scandinava, potrà sorprendere il fatto che a livello archeologico non abbiamo quasi alcuna prova materiale di questa presenza scandinava. Una delle spiegazioni possibili è la seguente. L'integrazione degli scandinavi fu molto rapida, grazie alle alleanze matrimoniali e al fatto che adottarono subito uno stile di vita simile a quello delle popolazioni locali. E quindi l'archeologia non rileva tracce evidenti di questa presenza scandinava.
Rollone regna sulla Normandia fino al 928. Si ritiene che sia morto nel 930 all'età di 70 anni. I figli di Rollone e i suoi seguaci passano alla storia come i Normanni. Alla morte di Rollone ci furono periodici conflitti tra i figli, i nipoti e il re dei Franchi. Ma alla fine del X secolo la regione tornò alla stabilità. E in questo un ruolo chiave lo giocò un matrimonio che si sarebbe rivelato molto importante. Un nipote di Rollone, Riccardo I, sposò Gunnora, donna di origini danesi, che con la famiglia si era trasferita in Alta Normandia. Insieme diedero vita a una società pacifica che provvedeva sia agli uomini del nord sia agli europei che vivevano lì. L'unione tra Gunnora, proveniente da una ricca famiglia dell'Alta Normandia, e il nipote di Rollone, Riccardo I di Normandia, è uno dei matrimoni politici più importanti della regione. Alla morte del marito, fu lei a governare la Normandia in attesa che il figlio raggiungesse l'età per succedere al padre. Gunnora ebbe modo di lasciare un segno. Instaurò rapporti di collaborazione con le genti provenienti dalla Scandinavia e non trascurò i rapporti con i locali. Nel processo di stabilizzazione dei rapporti fra le élite guerriere scandinave che si erano insediate in Normandia e le autorità franche, anche le alleanze matrimoniali giocarono un ruolo importante. Creando un'alleanza sul piano personale, il rischio di conflitti fra membri della stessa famiglia in teoria diminuiva. Nella realtà spesso non era proprio così. Ad ogni modo, sulla carta era un sistema teso a smussare ogni tipo di contrasto. Quindi, nell'ottica di questi matrimoni strategici, le donne giocavano un ruolo molto importante. Ma non in modo evidente, né in modo attivo. Le donne non sceglievano con chi sposarsi. I matrimoni erano combinati, non decidevano le donne. Ma grazie a questi matrimoni, in qualche modo, finivano per ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto nell'arena politica. Così Gunnora, al pari di altre donne, riuscì innanzitutto ad esercitare una certa influenza nei giochi della politica e in secondo luogo si assicurò anche che i figli potessero accedere al potere e all'eredità. Uno dei compiti principali delle donne delle élite normanne era quello di fare in modo che i diritti dei propri figli fossero rispettati e che questi ricevessero l'eredità che gli spettava. Queste alleanze matrimoniali avrebbero rinsaldato i legami politici e personali tra le famiglie potenti da una parte e dall'altra del confine. Inoltre, tutti e due i partiti ne ricavavano un vantaggio economico, dato non trascurabile. I matrimoni erano dunque uno strumento per accrescere il proprio potere. Queste unioni di interesse contribuirono a consolidare le dinastie. Grazie a questi matrimoni si legittimava il potere che in futuro avrebbero esercitato i figli nati da quelle unioni e i loro discendenti. Nel corso del X secolo, i regni crebbero di dimensioni, controllavano territori sempre più vasti e quindi avevano accesso a un bacino di risorse più ampio. Le regine ricevevano un'istruzione migliore, apprendevano l'arte della diplomazia, sapevano condurre una trattativa, impararono a leggere e scrivere.
Così si occupavano dell'amministrazione del regno. Tenevano i registri delle tasse. Molto spesso erano le donne che si occupavano della contabilità. Le regine si prendevano cura delle loro famiglie. Tutelavano i diritti dei figli e anche dei discendenti. Il cristianesimo ridimensiona il ruolo delle donne, ma alcune di esse diventano più potenti in virtù di questi matrimoni politici. Le donne sono sempre state in prima fila nelle questioni di politica e di religione, anche se le fonti scritte tendono a non mettere in evidenza il loro ruolo. I cronisti preferivano concentrarsi sulla vita dei monarchi. In questo periodo, però, le donne svolgevano un ruolo sempre più importante nella politica dinastica, un ambito cruciale in un sistema che si fondava sulla regalità e il lignaggio. A livello diplomatico, il loro contributo non era inferiore. Sposavano rampolli di famiglie importanti, con l'obiettivo di stringere o rafforzare alleanze politiche sia all'interno della Normandia, sia al di là dei confini. Inoltre, le donne rivestivano ruoli importanti anche all'interno della gerarchia ecclesiastica. Le famiglie influenti contribuivano a rafforzare il legame che il potere secolare aveva con la Chiesa. Le donne erano sempre più attive in alcuni aspetti della conduzione della politica. Svolgevano una parte cruciale nella formazione delle alleanze tra le famiglie potenti. Erano a un passo dal potere. Se i loro mariti partivano e andavano lontano, o se rimanevano vedove, veniva data loro piena autonomia d'azione nei regni d'appartenenza. Potevano combinare matrimoni vantaggiosi per i figli o esigere tributi. Insomma, il regno era nelle loro mani. Erano donne abili e preparate, snodi cruciali nei giochi di potere dell'epoca. Con le nozze, i beni del marito si sommavano a quelli della moglie. Quindi, combinando il matrimonio perfetto, si faceva un passo importante nell'accumulazione di ricchezza e potere. I protagonisti, l'uomo e la donna destinati alle nozze, non avevano tanta voce in capitolo. Se ne stavano lì ad aspettare che qualcuno decidesse per loro. Tutto dipendeva dalle loro famiglie. I consiglieri di queste intavolavano trattative per stabilire l'entità della dote e quali terre sarebbero andate ad arricchire i possedimenti dei novelli sposi. Una volta raggiunto un accordo, il matrimonio diveniva una realtà al pari dell'alleanza che suggellava tra due famiglie destinate ad accrescere il loro potere. Si creava un legame forte tra due gruppi, un legame che tutti i membri di uno e dell'altro gruppo avrebbero avuto interesse a mantenere saldo. Da una parte le famiglie si arricchivano e dall'altra c'era una maggiore stabilità nella regione. Insomma, si respirava un clima più pacifico. Più l'alleanza era importante e più generava potere. E magari scongiurava anche la guerra.
Quindi la politica dei matrimoni strategici non toccava solo le famiglie coinvolte e non era finalizzata esclusivamente a guadagnare potere, ma toccava interi paesi e tutta la popolazione. Sulle spalle di chi contraeva il matrimonio pesava un'enorme responsabilità verso la famiglia e verso il paese. Dovevano avere una progenie che alimentasse la loro discendenza e garantisse la sopravvivenza del casato. Ma re e regine potevano perdere il coniuge e rimanere vedovi. Allora era necessario stabilire nuove alleanze. Il re non doveva rimanere vedovo se all'orizzonte si profilava la possibilità di guadagnare nuovi territori attraverso una nuova alleanza matrimoniale. E così si risposava. Prendiamo il caso di Canuto il Grande e della regina consorte Emma, perché è un caso esemplare. Va sottolineato questo. Né Canuto né Emma erano al primo matrimonio. La prima consorte di Canuto fu Elgifu, una donna anglosassone. Erano già molti anni che Canuto viveva in Inghilterra, quando sposò Emma. Quest'ultima, invece, era stata la regina consorte di Edoardo il Confessore. Quindi indossava i panni della regina anglosassone già da molti anni. Da una parte abbiamo le origini danesi di Canuto e dall'altra le origini normanne di Emma. Da un punto di vista culturale, si ebbe una corte dove gli elementi danesi si fusero con quelli normanni, ossia franchi, ma anche con quelli anglosassoni. In pratica, dobbiamo immaginare una corte dove si creò una sintesi di tutti questi elementi culturali. Le élite non si legavano a una cultura o a una regione in particolare. All'inizio dell'undicesimo secolo, in quasi tutte le corti dell'Europa nord-occidentale, prevaleva questo approccio sincretico. I vichinghi si assimilano culturalmente ai franchi e diventano europei perché ne traggono benefici. In Normandia solo ai cristiani europei è permesso possedere terre e il possesso della terra è più importante di quello dell'oro. La terra è sinonimo di potere. In Normandia i vichinghi muovono le fila della politica. Dopo il periodo di integrazione, scopriamo che molti membri della corte normanna e della corte inglese hanno origini scandinave. Nelle varie corti le culture si mescolano e questo crea tensioni tra le case regnanti. Queste tensioni vengono stemperate grazie ai matrimoni, ma nascono conflitti e faide tra famiglie per la successione al trono. Nel prossimo episodio vi parleremo di questo e di una delle battaglie più celebri della storia europea.
benvenuti. La serie di ACDC dedicata ai vichinghi si conclude oggi con il quarto episodio, che si intitola L'ultima battaglia. Racconta una delle vicende più importanti nella storia dell'Inghilterra, la conquista normanna del 1066, quando il duca di Normandia, Guglielmo il Bastardo, con i suoi conti e i suoi cavalieri, attraversa il canale della Manica, sconfigge alla grande battaglia di Hastings l'ultimo re anglosassone, Harold, e si incorona re d'Inghilterra. Il popolo inglese come lo conosciamo oggi nasce da questa conquista, da questa fusione dell'elemento anglosassone originario e di quello normanno invasore. Questa storia fa sempre parte dell'epopea dei vichinghi, però dobbiamo capirci. Questi normanni che invadono l'Inghilterra nel 1066 non sono più i vichinghi. Con la Scandinavia non hanno più niente a che fare. Sono francesi, cristiani, del tutto simili a tutti gli altri cavalieri e nobili che esistono sparsi nel grande regno di Francia. Quindi è un'impresa dei vichinghi, diciamo così, postuma. I loro bisnonni erano stati vichinghi. Loro non lo sono più. Anzi, se vogliamo, erano più vichinghi gli anglosassoni che hanno cercato di difendere il loro regno da questa invasione. Perché in realtà, mentre certi vichinghi con Rollone si stabilivano in Normandia, in Francia quindi, molti altri, soprattutto danesi, si erano stabiliti in Inghilterra. E il regno d'Inghilterra era popolato in parte da gente proveniente dalla Scandinavia. E era stato anche molto influenzato da abitudini e lingua della Scandinavia. Quindi in realtà, appunto, paradossalmente, i normanni che sconfiggono gli anglosassoni sono dei discendenti di vichinghi, ormai totalmente francesizzati, che sconfiggono dei veri vichinghi, da un certo punto di vista. E nel famoso arazzo di Bayeux, prodotto subito dopo la battaglia, che raffigura in modo estremamente realistico i combattenti di quello scontro, si vede bene che mentre i normanni sono cavalieri, come si usa in tutto l'Occidente cristiano, ecco, e invece i guerrieri del re Harold sono gente che combatte a piedi, coperti di ferro, esattamente come facevano i vichinghi, che con i cavalli avevano sempre avuto poca familiarità. Dico questo già per introdurre la domanda a cui vorrei rispondere, che è la domanda di Antonello, il quale, uso un termine tecnico che non tutti gli spettatori avranno presente, vorrebbe avere più informazioni sugli Huscarli, la loro storia, il loro equipaggiamento. Chi sono gli Huscarli? Il termine italiano è ricalcato sulla parola anglosassone, Huscarl. Hus è l'inglese moderno house, la casa. Carl nelle lingue germaniche vuol dire l'uomo, il maschio. I Huscarli sono uomini di casa, dipendenti, armati di un capo o di un re. Sono tra i protagonisti sfortunati della storia che stiamo raccontando, perché alla grande battaglia di Hastings il re Harold aveva al suo fianco la sua guardia personale, composta appunto dai suoi Huscarl, e che venne sterminata fino all'ultimo uomo in quella battaglia. Possiamo dire che in realtà in origine la parola in Scandinavia non aveva una connotazione particolarmente, come dire, prestigiosa. Uomo di casa voleva dire un servo. Ogni padrone di fattoria, ogni uomo agiato che avesse della terra e del bestiame, in Danimarca, in Norvegia, in Islanda, aveva dei servi. Alcuni erano nati in casa, schiavi. Altri erano uomini liberi che cercavano un padrone perché non avevano niente per vivere. E questi uomini liberi che accettavano di servire sotto padrone, in lingua norrena, erano appunto chiamati così i Huscarl. Poi col tempo il termine si specializza in un senso militare. Questa, dopo quattro puntate, lo avete ben capito, è una società guerriera, dove sapersi difendere sul campo di battaglia è fondamentale per la sopravvivenza. E quindi ogni capo deve avere intorno a sé degli uomini fidati. Il termine Huscarl, appunto, comincia a indicare, presso gli anglosassoni soprattutto, questi uomini di fiducia che un capo, e il re è semplicemente il capo più grosso e più cattivo di tutti, che un capo ha
attorno a sé, che paga, che vivono con lui, mangiano e bevono con lui e combattono e muoiono con lui sul campo di battaglia. Buona visione. Questa è la storia di un popolo che ha attraversato l'oceano. È la storia di un lungo e pericoloso viaggio che ha trasformato intere società e influenzato la politica, i commerci, la cultura e la religione. È la storia dei vichinghi e di come hanno cambiato il mondo. Molti ricordano i vichinghi solo come pirati e saccheggiatori. Ma è davvero questa la loro storia? Il processo di conversione della Scandinavia al cristianesimo è una lunga storia. Erano esperti commercianti perché erano abili esploratori. Andavano lontano a prendere quello che cercavano. In questa serie indagheremo a fondo sui vichinghi per capire chi erano veramente. E la verità sarà sorprendente. La storia del popolo che ha attraversato i mari non è ancora conclusa. I vichinghi, che alla fine dell'VIII secolo hanno veleggiato dalla Scandinavia al regno dei Franchi, salperanno ancora una volta. È il 1066 e stavolta sarà per la lotta al trono d'Inghilterra. È la storia di un conflitto violento e sanguinoso che coinvolge molti pretendenti di vari paesi. In Normandia è il duca Guglielmo che aspira a diventare re. Sarà un evento storico e rivoluzionario e verrà ricordato come l'ultima battaglia dei vichinghi. Come mai sono stati i normanni a conquistare l'Inghilterra una volta per tutte? Per rispondere, dobbiamo scoprire perché Guglielmo, un normanno, fosse un candidato alla successione al re d'Inghilterra Edoardo il Confessore. Dopo aver regnato sull'Inghilterra per 24 anni, il 5 gennaio 1066, Edoardo il Confessore muore. La morte di Edoardo scatena una lotta di potere per il trono inglese. In Normandia il duca Guglielmo progetta di diventare re. Ma non sarà facile. Prima di quel periodo c'era stata un'unione tra le famiglie reali di Normandia e Inghilterra. E in virtù di questo, Guglielmo vantava un legame di parentela con Edoardo il Confessore. Edoardo e Guglielmo erano entrambi di origine normanna, dato che Edoardo
era il figlio di Emma di Normandia e lei era la sorella di Riccardo II di Normandia, nonno di Guglielmo. Guglielmo era un discendente diretto di Rollone di Normandia ed era anche duca di Normandia. Perciò, quando Edoardo il Confessore morì, Guglielmo si aspettava di essere subito incoronato nuovo re di Inghilterra, titolo che desiderava più di ogni altra cosa al mondo. La pretesa di Guglielmo si basava sulla sua affermazione secondo cui Edoardo, a un certo punto tra il 1050 e il 1060, gli avrebbe promesso il trono. Ma c'era un problema. Al trono ambiva anche Haroldo Godwinson. Costui era il figlio del conte Godwin di Wessex, al quale presumibilmente era stata assegnata la reggenza o il controllo sul trono di Inghilterra da Edoardo stesso, poco prima che questi morisse. In realtà, Haroldo e Guglielmo erano entrambi lontani parenti di Edoardo, il quale non aveva avuto figli. Perciò, nel reclamare il trono, nessuno dei due stava avanzando pretese del tutto infondate o illegittime. A quel punto c'erano due rivendicazioni in conflitto, ma a complicare il tutto un'altra versione secondo cui Haroldo in effetti aveva prestato un giuramento di fedeltà a Guglielmo quando questi lo aveva liberato dalla prigionia in cui si trovava in Francia. Perciò suppongo che secondo Guglielmo tutti questi fattori rendessero più che legittime le sue pretese al trono, specialmente rispetto a uno come Haroldo Godwinson. Ma le cose non stavano esattamente così. Sul letto di morte, Edoardo aveva nominato Haroldo. Haroldo andava spesso in Normandia a trovare Guglielmo. Si pensava che fossero amici, ma tutto finì di colpo quando Haroldo fu incoronato re di Inghilterra. Quando Edoardo morì, Haroldo ricevette anche il sostegno della nobiltà anglosassone e questo escluse Guglielmo. L'insediamento di Haroldo segnò l'inizio di un'era di instabilità politica, in cui numerose fazioni diverse provarono ad approfittare di questa falla nella successione per prendere il controllo dell'Inghilterra. Il trono era rivendicato anche da altri. Tra questi c'era Harald Hardrada di Norvegia, a cui il trono era stato promesso non da Edoardo, ma da uno dei suoi predecessori. E Harald non era l'unico, perciò quando Haroldo fu incoronato, capì che altri si sarebbero fatti avanti e iniziò a fare preparativi per invadere l'Inghilterra. I dettagli dei conflitti che hanno fatto seguito sono ben documentati. L'arazzo di Bayeux è un tessuto ricamato lungo circa 70 metri. È stato realizzato probabilmente in un periodo compreso tra il 1066
e il 1090. È un tessuto ricamato lungo circa 70 metri e alto circa 70 centimetri. E al centro è ritratta una serie di eventi, come in una moderna striscia a fumetti. Distribuiti su tutto il tessuto ci sono passaggi scritti in latino che descrivono gli eventi. Qui si erge Aroldo. Nell'arazzo si può vedere, ad esempio, il presunto giuramento fatto da Aroldo a Guglielmo sulle reliquie regali, il che avrebbe reso legittima la rivendicazione di Guglielmo al trono. Si vede la morte di Edoardo e, subito dopo, l'incoronazione di Aroldo, re d'Inghilterra. E in risposta, Guglielmo che si prepara per l'invasione. Lo vediamo costruire navi, riunire truppe, una grossa forza di invasione con cavalleria, arcieri, fanteria, e poi solcare il mare verso l'Inghilterra e affrontare le truppe di Aroldo ad Hastings. Nel rappresentare la battaglia, l'arazzo sottolinea certi aspetti dell'azione, specie l'uso della cavalleria fatto da Guglielmo e il ruolo cruciale che essa avrebbe svolto. Sembra che Guglielmo abbia messo in campo tattiche di cavalleria all'epoca mai viste in Inghilterra, e questo potrebbe avergli dato un vantaggio. Ma credo che il vero corso degli eventi ad Hastings sia stato molto più complesso di quello che vediamo illustrato nell'arazzo. È incredibilmente dettagliato. Si può vedere cosa indossavano, le loro pettinature, le armature dei cavalli, come marciavano in file, la costruzione delle navi. È ricco di dettagli e ha un valore inestimabile per la nostra comprensione della battaglia di Hastings e di quell'epoca. È anche piacevole da guardare perché contiene di tutto, da figure bizzarre a mostri. Ogni volta che lo si guarda si scopre qualcosa di nuovo. Anche se in Inghilterra c'è un nuovo re, Aroldo Godwinson, è un periodo di timori e incertezze. La quiete prima della tempesta. Dopo la morte di Edoardo e l'incoronazione di Aroldo, molti videro quelli che considerarono dei presagi, tra cui una cometa che oggi sappiamo essere la cometa di Halley. Alcuni la interpretarono come un segno di sventura. In Inghilterra si iniziò a temere il peggio. Nei mesi successivi all'incoronazione di Aroldo, tutto avvenne molto rapidamente. Ovviamente noi sappiamo già che in Normandia Guglielmo voleva far valere il suo diritto al trono e stava cominciando a costituire la sua flotta e a radunare le sue forze di invasione.
Haroldo lo sapeva e aveva fatto disporre il suo esercito nell'Inghilterra meridionale in attesa dell'invasione. Ma guardando a nord, avremmo visto che nel 1066 Guglielmo non era l'unico a reclamare il trono. In Norvegia, re Harald Sigurdsson, noto anche come Harald Hardrada, avanzava pretese, seppur deboli, sulla corona e voleva far valere il suo diritto. Così, mentre Guglielmo costruiva una flotta e una forza di invasione, Harald Sigurdsson faceva altrettanto, aiutato da un fratello di Haroldo con cui era alleato, il conte Tostig, che in precedenza era stato esiliato dall'Inghilterra. E mentre Haroldo e le sue armate erano accampate a sud, a fine settembre le forze di invasione di Harald Sigurdsson e Tostig sbarcarono nello Yorkshire. Si diressero verso York, la città più grande della regione, per sottometterla e per acquisire un buon punto d'appoggio per i successivi spostamenti nella campagna inglese. Il 20 settembre, a poche miglia fuori dalla città, in un luogo chiamato Fulford, sulla loro strada si imbatterono in due conti anglosassoni e le loro truppe, mobilitate per contrastare l'invasione. La battaglia fu vinta dai norvegesi e Harald Hardrada ottenne la sottomissione di York. Così preparò le sue forze per marciare verso sud. Nel frattempo, Haroldo era stato informato delle truppe norvegesi e della loro presenza nello Yorkshire. Haroldo riunì quindi i suoi uomini e li fece marciare verso nord. E qualche giorno dopo, il 25 settembre, si scontrarono con i norvegesi nella località di Stamford Bridge. Haroldo si trovò faccia a faccia con Harald e combatté contro di lui a Stamford Bridge. E in quel caso fu Haroldo a uscire vittorioso dallo scontro. Si dice che il ponte sul fiume Stamford fosse occupato da un possente guerriero norvegese che da solo abbatté più di 40 uomini, finché un astuto anglosassone non gli si avvicinò a bordo di una barca sotto il ponte e da lì lo trafisse. Solo dopo averlo ucciso, gli anglosassoni poterono attraversare il ponte e vincere. Stamford Bridge fu decisiva per molte ragioni. La prima è la sconfitta dei norvegesi. Harald Hardrada fu trucidato in quella che, da un punto di vista anglocentrico sull'era vichinga, viene spesso descritta come l'ultima invasione vichinga dell'Inghilterra. All'inizio sembrò una cosa positiva, perché Haroldo aveva sbaragliato gli invasori. Purtroppo, proprio mentre si trovava al nord, venne a sapere che Guglielmo aveva attraversato la Manica ed era sbarcato al sud. Appena usciti da un duro scontro, Haroldo e i suoi dovettero ripartire verso sud e dopo qualche settimana raggiunsero la costa meridionale.
Per conquistare l'Inghilterra, Guglielmo necessita di una lunga e accurata preparazione. Tutto va pianificato ed eseguito alla perfezione. Non c'è spazio per gli errori. L'esercito di Aroldo era indebolito e stanco dopo Stamford Bridge, ma doveva comunque spostarsi a sud per contrastare Guglielmo sulla costa. Ma se Harald Hardrada e i norvegesi non fossero sbarcati nello Yorkshire impegnando così tanto gli anglosassoni, l'esito della battaglia di Hastings forse sarebbe stato diverso. Quella di Hastings fu una battaglia lunga e logorante. E se le forze di Aroldo fossero state più fresche e numerose, forse il corso della storia sarebbe stato diverso. Il tipo di invasione che Guglielmo condusse non poteva essere preparata in poche settimane. Anche se Guglielmo non era sicuro di poter diventare re dopo la morte di Edoardo o di come avrebbe reagito Aroldo, doveva aver progettato a lungo quell'attacco. Si evince dal suo impiego delle forze marittime. Una flotta di quelle dimensioni non si costruisce solo in qualche settimana. Anche se non era sicuro di essere il successore di Edoardo, era certo del fatto che, per difendere ad ogni costo la sua autorità regale in Inghilterra, avrebbe avuto bisogno di una flotta e di una considerevole forza militare marittima. Quindi è certo che anche prima dei fatti di Stamford Bridge, Guglielmo fosse già più che pronto a guidare l'invasione. Forse cercò anche il consenso papale per la sua campagna, cosa che avrebbe rafforzato la legittimità delle sue azioni. E per capire come abbia fatto Guglielmo a mettere insieme la sua forza di invasione, l'arazzo di Bayeux è davvero illuminante. Mostra pile di armature e armi caricate sulle sue navi, che trasportavano anche la fanteria, la cavalleria e gli arcieri. Chiaramente un'enorme e potente forza di invasione. Ora le truppe di Guglielmo devono essere caricate sulle molte navi che le porteranno sulla costa inglese. Erano navi costruite per navigare in acque basse, vicino alle spiagge. Per caricarle con rifornimenti, armature, armi e cavalli, bastava una passerella. Non dovevano sollevare i cavalli, perché i cavalli potevano salire a bordo da soli. È plausibile che a bordo ci fosse molto spazio per sistemare i cavalli, nutrirli e abbeverarli senza problemi. La cavalleria di Guglielmo sarà di vitale importanza nella battaglia di Hastings, perché Guglielmo decide di impiegare una nuova tattica. Le tattiche di guerra normanne prediligevano l'uso di formazioni di cavalleria pesante. In questo differivano da quelle dell'armata di Aroldo.
All'epoca, gli eserciti arrivavano sul campo di battaglia come fanteria a cavallo, ma poi di solito smontavano e combattevano a piedi. Ma ad Hastings i normanni non fanno questo. È possibile che abbiano usato tattiche apprese dai Carolingi e poi perfezionate. Ed è evidente che la cavalleria svolse un ruolo determinante. Si è pensato che una delle tattiche usate dai normanni fosse la ritirata simulata, con cui i cavalieri si avvicinavano ai nemici, fingevano poi di ritirarsi per farsi inseguire e riattaccare i nemici una volta isolati. E questo è ciò che racconta l'arazzo di Bayeux. Gruppi di armati anglosassoni inseguivano i cavalieri normanni e venivano massacrati. E in questo modo furono logorati per tutta la giornata. Se è andata così, se l'importanza che l'arazzo dà alla cavalleria rispecchia davvero la realtà storica della battaglia, allora possiamo dedurre che la cavalleria sia stata impiegata in un modo innovativo e sofisticato, che gli anglosassoni non conoscevano. Non c'è un unico fattore che possa spiegare perché i normanni vinsero la battaglia di Hastings. Come sempre, ci sono vari aspetti da considerare. Se crediamo ai resoconti, allora l'impiego di tattiche di cavalleria fu decisivo. Gli anglosassoni non combattevano a cavallo e non erano abituati a fronteggiare reparti a cavallo. Perciò l'uso innovativo della cavalleria da parte dei normanni di certo contribuì alla loro vittoria, ma anche la mancanza di disciplina tra i ranghi degli anglosassoni che inseguirono ogni ritirata inscenata dai nemici. Non trovo corretto dire che le tattiche di cavalleria diedero ai normanni un automatico vantaggio sulle forze di Aroldo, anche perché la battaglia si protrasse per molto tempo, non fu certo uno scontro veloce. Solo verso la fine della giornata gli anglosassoni vennero finalmente messi in fuga. Ma in definitiva, credo che l'uso della cavalleria sia stato decisivo, insieme alla mancanza di disciplina degli anglosassoni che li fece abboccare alla tattica della ritirata simulata. Anche questo, a mio avviso, giocò un ruolo importante. La cavalleria poteva essere impiegata in modo efficace su un terreno pianeggiante. Gli animali potevano travolgere e calpestare i fanti nemici. Per quanto questi si fossero affannati a formare un muro di scudi e a infilzare i cavalli con le lance, molti cavalli avrebbero comunque sfondato le loro linee. E nel frattempo i cavalieri avrebbero potuto attaccare con altri armamenti. Probabilmente era così che Guglielmo intendeva procedere. Ma la battaglia non si svolse come aveva pianificato.
Per comprendere davvero gli eventi di Hastings, dobbiamo guardare agli eventi che li hanno preceduti. Appena un paio di settimane prima, Haroldo aveva respinto un'altra forza di invasione a Stamford Bridge, nel nord dell'Inghilterra. Raggiungere il nord a marce forzate, combattere una battaglia cruenta e logorante, e poi tornare a sud, di nuovo a marce forzate, sono operazioni che di certo influirono negativamente sulla capacità degli anglosassoni di schierare un esercito riposato e in salute. I loro uomini erano decimati, esausti, e ad Haroldo mancavano i rinforzi di cui avrebbe avuto un disperato bisogno. Si dice che gli anglosassoni fossero rimasti svegli tutta la notte, a bere e a cantare per tenere alto il morale prima della battaglia, mentre i normanni avrebbero pregato e si sarebbero fatti il bagno. Dei soldati che avevano combattuto da poco, marciato per giorni e che la notte prima della battaglia, invece di dormire, si erano ubriacati, non potevano certo essere nella condizione migliore per combattere. Invece i normanni erano riposati. La stanchezza poteva da sola determinare l'esito di uno scontro, portando a una inevitabile disfatta. E così circostanze sfavorevoli per gli anglosassoni e favorevoli per i normanni portarono questi ultimi a vincere la battaglia e a conquistare l'Inghilterra. Ma anche alla luce di tutto ciò va comunque ribadito che quella di Hastings non fu una battaglia veloce. Si protrasse a lungo e durò quasi tutta la giornata. E quindi forse anche la fortuna ha avuto un peso tra i vari fattori, perché se uno di essi si fosse combinato agli altri in modo diverso, gli eventi avrebbero preso un'altra piega. È anche possibile che ci sia stato un fattore ideologico dietro la vittoria normanna. Che si sia voluto credere o no alla versione dataci dalla razzo di Bayeux e dai commentatori successivi, sembra che Guglielmo credesse fermamente di avere il diritto di reclamare il trono d'Inghilterra. E forse questo, dal punto di vista psicologico, gli ha dato un vantaggio, motivando lui e le sue truppe a conseguire la vittoria. La battaglia è finalmente conclusa. Guglielmo ha vinto. Da questo momento passerà alla storia come il conquistatore. A migliaia caddero quel giorno. Si dice che l'amante di Haroldo cercò il suo corpo sul campo di battaglia e poté identificarlo solo da una voglia, perché il cadavere era orribilmente straziato. È una testimonianza di quanto brutale fosse l'epilogo di questi scontri. C'erano cadaveri disseminati su tutto il campo di battaglia, carcasse di cavalli, arti mozzati e sangue dappertutto. Chi non era ancora morto si lamentava,
Alcuni soldati feriti giacevano a terra, gementi, mentre i morti finivano ammucchiati gli uni sugli altri. Doveva essere uno spettacolo raccapricciante. Ma non si è mai capito di preciso dove ebbe luogo lo scontro. Talvolta si trovano resti che sembrano indicare il posto in cui si è svolta una battaglia. Si possono trovare punte di freccia, parti di armature rotte, oppure ossa, se i morti sono stati ammassati e sepolti o bruciati. Lo stesso dicasi per i cavalli. Perciò le tracce reperibili possono essere molte. Alcune di queste cose sono state trovate, ma ancora non si conosce il punto esatto della battaglia. Abbiamo solo un'idea approssimativa di quale possa essere. Qualche tempo dopo la battaglia di Hastings, viene tessuto l'arazzo di Bayeux, che raffigura gli eventi collegati a quel giorno. La storia è scritta dai vincitori e l'arazzo di Bayeux è stato fatto pochi anni dopo la battaglia di Hastings. È probabile che sia stata la famiglia di Guglielmo, i suoi parenti o quantomeno la fazione vincente a commissionare la creazione dell'arazzo. Dobbiamo anche ricordare che si tratta di un arazzo che ritrae quegli eventi storici dal punto di vista dei normanni. Perciò ha lo scopo di esaltare il ruolo di Guglielmo, nonché quello di attribuire maggiore legittimità alla sua conquista dell'Inghilterra. Ci sono ancora molte domande circa le origini dell'arazzo di Bayeux. Chi lo ha creato? In quale contesto? E come è stato usato all'inizio? Senza dubbio, è stato creato da una o più persone molto informate sui fatti avvenuti durante la conquista dell'Inghilterra, perché è molto dettagliato e avevano anche una conoscenza precisa delle tecniche di costruzione delle navi, delle tattiche militari sul campo di battaglia, dell'equipaggiamento di arcieri, cavalleria e via dicendo. Purtroppo la parte finale dell'arazzo è mancante. L'arazzo è rimasto arrotolato per molto tempo. Forse quella parte si è logorata, oppure si è strappata. Quindi non sappiamo quale fosse l'ultima scena rappresentata. È probabile che si trattasse dell'ascesa al trono di Guglielmo e della sua incoronazione. Guglielmo viene incoronato a Londra nell'abbazia di Westminster il giorno di Natale dell'anno 1066. Ora è il sovrano di Inghilterra e Normandia.
Guglielmo portò con sé varie persone di prestigio dalla Normandia e offrì loro terre e titoli in Inghilterra per poter mantenere il controllo del paese. Ma per riuscire nell'impresa fu costretto a ricorrere anche alla violenza, perché molti nobiluomini anglosassoni non erano affatto contenti di avere come re un normanno invece di uno della loro stessa genia. Uno dei primi passi della conquista normanna in Inghilterra fu quello di riorganizzare i territori e di rimpiazzare le élite. In questo modo, Guglielmo ridistribuì le terre tra i nobili normanni che l'avevano seguito in Inghilterra. Ciò gli permise di ampliare il suo controllo su tutti i territori in modo molto efficace. La strategia che Guglielmo attuò in Inghilterra era molto simile a quella che Rollone aveva attuato in Normandia più di 100 anni prima. Ma Guglielmo si spinse oltre rispetto al suo avo. Ripartì le terre tra i suoi baroni. Aveva portato l'aristocrazia normanna in Inghilterra, quindi si assicurò di inserirla nel sistema di governo. Questa sua scelta comportò l'espropriazione di terre ai danni di numerosi importanti membri della nobiltà anglosassone e spesso anche la loro eliminazione fisica. Ciò nonostante, Guglielmo dovette gestire molte ribellioni, la cui repressione culminò nella campagna militare divenuta nota come la devastazione dell'Inghilterra settentrionale. Anche se gli storici dibattono ancora sulla brutalità di questa campagna, essa mostra chiaramente che Guglielmo non aveva nessun problema a schiacciare qualsiasi dissenso politico con la forza. La Chiesa era divisa, sebbene Guglielmo avesse ricevuto la benedizione del Papa prima dell'invasione. C'è sempre stata una lotta per il potere all'interno della Chiesa e tra i nobili locali, così come tra i contadini locali e gli invasori. Guglielmo ormai si era fatto incoronare. Nonostante questo, dovette lottare molto per mantenere il controllo sull'Inghilterra. Ma alla fine riuscì a conservare il trono e il dominio normanno proseguì incontrastato per centinaia di anni. Per conquistare la corona inglese, Guglielmo ha sfruttato il suo retaggio multiculturale. Ad esempio, ha fatto sbarcare i soldati direttamente sulle spiagge da navi dal basso pescaggio. Tattica che i suoi avi avevano usato per secoli. Forse anche la tecnica per il trasporto dei cavalli via nave era qualcosa che i vichinghi avevano esportato in Normandia. Ha attinto con efficacia anche dal suo retaggio franco, cavalleria e arcieri. Inoltre, con grande tempismo, è arrivato poco dopo la battaglia di Stamford Bridge. Infine, ha avuto dalla sua anche la fortuna. Guglielmo il Conquistatore regna su Inghilterra e Normandia fino alla sua morte, nel 1087. Dopo, i regni vengono divisi tra i suoi due figli. Roberto diventa duca di Normandia e Guglielmo eredita la corona d'Inghilterra. Per i libri di storia, la battaglia di Hastings segna la fine dell'era vichinga. I vichinghi sono ormai diventati sovrani. Dalla fine dell'VIII secolo, quando sono partiti per le prime incursioni, fino all'XI secolo, i vichinghi hanno compiuto un viaggio incredibile. Hanno iniziato assaltando e saccheggiando monasteri. Poi hanno fondato colonie. E alla fine
hanno conquistato il potere supremo. Quando ci chiediamo cosa abbia provocato la scomparsa dei vichinghi, dobbiamo tenere a mente che i vichinghi partirono da diversi paesi e poi si stabilirono in Inghilterra, nell'Europa continentale e nelle isole nord-europee. E quando la Scandinavia venne cristianizzata, i valori della società vichinga mutarono verso un ideale che non si basava più sul saccheggio e sul massacro, ma che si concentrava più che altro sul commercio e il mantenimento della pace. Non trovo del tutto esatto parlare di una fine dell'era vichinga. In fondo è un periodo storico che abbiamo stabilito noi, arbitrariamente. La ragione per cui in questo periodo non assistiamo più ad attacchi da parte dei vichinghi, come era accaduto durante il IX e il X secolo, è che le forme di potere erano cambiate a livello globale. Ormai c'erano regni ben consolidati, forti entità politiche, che avevano interessi di altro tipo e fonti di guadagno diverse. Inoltre, quando i vichinghi si stabilirono nei vari regni europei, si convertirono al cristianesimo e diventarono parte integrante di quelle società. Le questioni sociali diventarono essenziali. Alleanze e relazioni divennero centrali per la loro politica e il loro potere in Europa. In generale, ci fu un'evoluzione che seguì uno schema opportunistico, ossia uno schema in cui le strategie tendono ad adattarsi allo scenario più conveniente a seconda del contesto. E nel IX secolo, il contesto europeo presentava entità politiche deboli, che non erano in grado di difendersi. E questo favorì il fenomeno dei saccheggi, che in principio era piuttosto anarchico, ma che poi si è evoluto in forme di sfruttamento della ricchezza molto più organizzate. I vichinghi erano troppo mutati per restare aggrappati alle antiche tradizioni. Avevano costruito città, centralizzato il potere. La loro gente viveva con prospettive più ampie. Ormai non potevano più andare a saccheggiare terre straniere. Così si adattarono al nuovo mondo. Quando pensiamo agli eventi di quella che chiamiamo Era dei Vichinghi, dobbiamo apprezzare l'impatto che essi ebbero sullo sviluppo sociale e politico dell'Europa nello scorso millennio. Furono gli avvenimenti del 793, poi quelli della metà del IX secolo e infine quelli del 1066 a definire l'assetto politico dell'Europa. Ed è importante apprezzare i punti di continuità tra l'era vichinga e il mondo moderno. Furono le incursioni, i commerci, le guerre e le colonizzazioni a plasmare lo scenario sociopolitico di quella che oggi è l'Europa. Pertanto, senza l'era vichinga, credo che il mondo moderno non sarebbe per niente lo stesso che conosciamo oggi. I vichinghi hanno davvero trasformato il mondo intorno a loro. E abbiamo solo scalfito la superficie della storia delle loro imprese. C'è ancora molto da raccontare e da scoprire.